sono invincibile. Contestazione, evviva! Vergogna! Ma no! Vergogna! Ma che ho detto? Non avete dignità! Altra dignità! Dignità! Non sapete cos'è la nobiltà d'animo! Non ho detto niente di male! Non sapete cos'è la democrazia! Ho detto solo che non è così! Non sapete cos'è la libertà! Ma guardi che io non volevo offendere! Siete ancora i donci come sempre! Un universal message of freedom and democracy. Buonasera, buonasera, ben ritrovati con Focus. Tornato alla ribalta Silvio Berlusconi, è rientrato oggi in Senato dopo ovviamente la fine del suo mandato per via delle sue vicende giudiziarie qualche anno fa, e quindi abbiamo torniamo a parlare di politica, anche perché la questione della formazione di governo sta diventando una gincana della Meloni. Sta cercando di riempire queste caselle con grande difficoltà, perché sprizzano ottimismo gli esponenti del centrodestra, ma in realtà ci sono tanti paletti e tanti bastoni tra le ruote, in particolare quello di Berlusconi su vari ministeri, per esempio quello della giustizia, dove sperava qui in Veneto che diventasse ministro Carlo Nordio. Sembra che possano esserci altri guardasigilli. Berlusconi vorrebbe appunto Maria Elisabetta Casellati o Paolo Sisto, proprio perché siano ministri della sua parte. E poi vedremo come andrà a finire. Ieri sera, nuovamente parlando, discutendo, dibattendo sulla Lega, un'altra bufera che è scoppiata oggi, perché Massimo Vitton ci ha rivolto qua in studio delle critiche all'autonomia così come è stata impostata dalla Lega nel Veneto e in particolare da Luca Zaia. Ha detto non servono 23 competenze, bisogna partire da poche competenze, poi andare avanti con la legge 4, eccetera. Quindi polemica che domani troverete sui giornali, e noi sappiamo che domani i giornali punteranno anche su questo. Allora, poi parleremo di molto altro ancora. Vi presento gli ospiti di questa puntata: Giovanni Battista Mestriner, ex sindaco di Scorzè. Buonasera. Buonasera Mestriner. Grazie a Fabrizio Boron, consigliere regionale della Lega. Buonasera. Grazie molte. E sempre per la Lega Fabiano Barbisan. Buonasera Barbisan. Buonasera. In consiglio regionale, e la sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma. Buonasera sindaca. Grazie, ciao. Dovremmo avere collegata anche Annalisa Nalin della segreteria nazionale di Più Europa. Buonasera Nalin. Ecco, non so se... se ci ha sentiti, buonasera. Buonasera direttore, ho sentito qualcosa, ho visto sul telefonino finché creavano il collegamento, tutto a posto. Grazie, stiamo aspettando Enrico Scacco del Partito Democratico. Allora, io partirei dal casus belli locale, cioè la grande questione sull'autonomia e le polemiche che sono scoppiate subito dopo le dichiarazioni di Massimo Bitonci ieri sera a Focus. Barbisan, cosa ne pensi? Poi, anzi, abbiamo la lanciata di Bitonci, cioè il brano dell'intervista di ieri sera in cui Bitonci ha preso posizione. Video Bitonci il 15, Fabrizio, prima dei cacciatori, non so se l'hai trovato. Poi se mi chiedete tecnicamente cosa penso sull'addizionale e sulle compartecipazioni e cos'è il federalismo, cos'è l'autonomia, perché nel primo governo Conte 1
non siamo riusciti a portare a casa l'autonomia, e allora tecnicamente, come altre volte, potrei dire, nel momento in cui chiedi 23 materie, in un anno è difficile, magari, come succederà adesso fra qualche settimana, se noi partiamo invece da una legge quadro, che è la cornice, no? Una legge quadro, e dopo si fanno i decreti attuativi, magari si porta a casa più velocemente, si inizia e dopo si va puntualmente con dei decreti attuativi sulle varie materie. Ecco, questo, diciamo, questa è la parte centrale dell'intervento di Bitonci ieri sera a Fox. Boron. Sono incredulo perché pensavo che 4 anni e mezzo di legislatura passata a Roma potesse essere un tempo sufficiente per dire ai veneti dove si è arrivati e qual è il punto dell'autonomia, invece di tentare di giustificare 4 anni e mezzo molto probabilmente fatti per nulla. Poi a Roma non ci sono io, a Roma non ci sono io, non c'è il presidente Zaia, non c'è sicuramente chi in Veneto amministra, non ci sono i sindaci. A Roma ci sono i parlamentari, senatori onorevoli, che avevano un compito che era dettato nel 2018 in ambito programmatico elettorale e poi ovviamente per i parlamentari veneti, in particolar modo una spinta popolare che credo dai numeri, insomma, è difficile pensare che potesse essere di parte, visto che il 98,1% di chi ha votato ha detto che volevano l'autonomia e soprattutto quel 98,1% di un dato di affluenza elettorale superiore a quello che il 25 di settembre ha proclamato il Parlamento italiano, perché c'è stata un'affluenza al voto superiore. Quindi, da chi riceve un mandato parlamentare dal popolo veneto, dai cittadini veneti, deve avere, secondo me, il rispetto di quel voto e non tentare di giustificare che l'autonomia non è arrivata perché qualcuno ha chiesto troppo. Ma come? C'è una legge, c'è una riforma, c'è un titolo quinto che dice quanto l'autonomia si può spingere, dove può arrivare, quali sono le materie, e la giustificazione di 4 anni e mezzo passati a Roma a non raggiungere l'obiettivo è avete chiesto troppo. È come il bambino, no, che tira il sasso e nasconde la mano. A me dà questa sensazione, come chi sa di aver fallito il proprio mandato elettorale e tenta di giustificare l'errore, lo sbaglio, lanciando la colpa a chi ovviamente sul territorio l'autonomia non solo la chiede, ma cerca di praticarla tutti i giorni, visto che da Roma di aiuti non ne arrivano. Ecco, io mi auguro solo che nel contesto della formazione del nuovo governo il ministro degli affari regionali sia talmente autorevole nella nostra parte, io ho detto che deve essere il segretario Salvini, perché non ci devono essere più alibi, non ci deve essere più ovviamente giustificazione per passare altri anni, no, a non portare a casa il risultato. E mi auguro che la discussione dell'autonomia non sia quella hai chiesto troppo, hai chiesto poco, ma se prendi un po' meno materie forse facciamo più veloce, se ne chiedi troppe ci vuole più tempo, ma sia quella di dire l'autonomia è fatta, se i tempi di attuazione romana sono talmente così lunghi, mi auguro che qualcuno possa in qualche modo decretare l'inizio di un percorso che deve, dal primo Consiglio dei Ministri, perché così è stato detto e così è stato promesso, dire che l'autonomia è iniziata, e mi auguro che, visto che la giustificazione è quella delle troppe materie, entro Natale magari 1, 2, 3 materie, mi pare di aver capito, cerco certo di interpretare le parole di un autorevole esponente che molto probabilmente sarà anche nella compagine governativa, mi pare di interpretare le parole dicendo ma se la questione è 1, 2 o 3 materie per Natale sono assegnate. Ecco, io mi auguro che quello che sia stato detto poi sia realtà, perché altrimenti c'è qualcuno che insomma poi
deve rispondere non a me, non deve rispondere al presidente Zaia che ha portato avanti, ma deve rispondere a 2.300.000 cittadini veneti. E dico una cosa perché sono abbastanza sbalordito, perché in questa regione la festa dei veneti, la festa dei veneti e la festa ovviamente che nel tempo, perché è tanti anni che c'è, è iniziata ed è continuata nella città dell'onorevole Bitonci, no? Che è cittadella. È da anni, è iniziata lì la festa dei Veneti, è da anni che lì si proclama ogni anno la festa dei Veneti, addirittura con il sindaco che si espone con la fascia non tricolore ma con la fascia veneta. E mi sento dire da un esponente autorevole che ha il mandato di cittadini veneti per andare a Roma e portare a casa ovviamente ciò che il Veneto si augura, mi sento dire che la giustificazione è: guarda, abbiamo fatto la festa dei Veneti, noi crediamo al Veneto, crediamo all'autonomia, crediamo tutto, ma non siamo riusciti a portare a casa l'autonomia perché, perché Zaia ha chiesto troppo. Ecco, mi sembra un attimino irrispettoso e soprattutto anche un po' puerile, no? Cioè scaricare la responsabilità così. Ecco, Giovanni Battista Messiner, giorni fa lo stesso Bitonci aveva fatto una dichiarazione sulla la reintroduzione dell'IRPEF regionale ed era stata letta come anche quella come un attacco alla giunta regionale e a Zaia, perché Bitonci aveva detto quando ci sono periodi così duri, drammatici, non si possono alzare le tasse. Ieri sera ha smentito questa lettura, questa interpretazione, ha detto: io ho detto una cosa che dico normalmente quando ci si trova in queste condizioni. Qui nuovamente viene questa dichiarazione sull'autonomia, ovviamente viene interpretata anche qui come un attacco a Zaia, no? Boron su questo è stato molto, molto chiaro. È così oppure sono così esternazioni spontanee e non delle strumentalizzazioni, non dei pretesti per attaccare gli avversari politici? Poi gli avversari sono in questo caso all'interno dello stesso partito. Ma sono questioni interne a un partito, probabilmente è una fase precongressuale, e facciano sti congressi, si chiariscano e trovino una linea condivisa e si vada avanti. Non drammatizzerei, diciamo, questo. Mi fa un po' obiettivamente pensare le dichiarazioni di Bitonci, e questo sì, nel senso, io le capirei dentro a un contesto, ripeto, congressuale della Lega, fanno un congresso, ci sono varie linee a livello regionale e lui porta avanti la sua tesi, un dibattito interno. Queste affermazioni le troverei normali. Ma che un parlamentare che è lì, che scalda la sedia da 15 anni, credo, ormai, e che ha votato le fiducie a tutti i governi possibili e immaginabili, si mette a fare il verginello su due temi. Il tema dell'autonomia, dove non ha portato a casa nulla, lui è in Parlamento, gli altri no, e si mette a fare il verginello sul tema delle tasse, dicendo: in momento di crisi economica non bisogna sperperare, chiedere soldi, aumentare le tasse ai cittadini. Ma allora, in un momento di crisi economica, era giusto buttare soldi nel cestino, come hanno fatto con il reddito di cittadinanza, con i bonus gestiti male, con tutta una serie di soldi che abbiamo buttato nel cestino negli ultimi 15 anni? Con il voto favorevole dell'onorevole Bitonci? Perché? Cioè, io mi domando, un parlamentare della Repubblica, se lui fosse stato eletto ieri, uno può dire: vabbè, è nuovo, arriva lì, non sa. Ma che si metta a fare la morale un parlamentare della Repubblica che a Roma ha governato, su situazioni che a Roma stanno determinando e hanno determinato e che stanno provocando delle crisi economiche molto forti, e il conto lo paghiamo noi e lo pagherà il Veneto in maniera molto forte, io credo che sia una serie di dichiarazioni come minimo avventate. Ripeto, le capirei dentro un dibattito interno e le capirei, diciamo, come è giusto che sia. Dentro un partito ci sono varie anime, varie sensibilità, e decideranno poi loro che linea darsi, che dirigenza darsi, che prospettiva darsi. Però questo in sé sono dichiarazioni secondo me non giustificate.
Cioè non è giustificato, secondo me, dentro, quando si hanno delle posizioni, dei dibattiti interni ai partiti, andare a, diciamo, come si può dire, mettere in mezzo delle situazioni che sono situazioni istituzionali. Cioè, se la Regione Veneto dovrà alzare l'IRPEF, la colpa di chi è? La colpa della Regione Veneto che sta sperperando dei soldi? Dica Bitonci dove la Regione Veneto dovrebbe tagliare per riuscire a, ad avere dei soldi per far quadrare il bilancio. Ma se invece la Regione Veneto è governata bene e in maniera oculata, se si trova ad essere in crisi finanziaria è perché o i soldi da Roma non arrivano o c'è una crisi economica che comunque è molto forte. E allora si dovrebbe dire al governo nazionale, benissimo, troviamo una soluzione a questi problemi, perché questi problemi li ha la giunta regionale, ma li hanno anche le amministrazioni locali, li hanno i sindaci, li hanno le province, perché abbiamo dei costi enormi su tante cose. Allora uno potrebbe dire, guarda, invece di aumentare l'IRPEF facciamo una legge regionale dove aboliamo l'illuminazione pubblica e risparmiamo in Italia 1 miliardo di euro, perché questi sono i conti. E io sarei d'accordo su questo. Ma allora faccia la proposta e dica, guarda, invece di aumentare l'IRPEF, anzi introdurre per la prima volta l'IRPEF in Regione Veneto, facciamo quest'altra scelta. Io ci starei, sarebbe propositivo, sarebbe una cosa interessante. Queste polemichette fatte solamente per, diciamo, distanziarsi e in una logica interna, secondo me portate all'esterno in questo modo, fanno solo danni, perché alla fine... voglio dire, era lui a Roma, non c'era nessun altro, non c'ero io, non c'erano altri. Quindi lui la responsabilità se la deve prendere per le cose che ha votato, per le cose che ha sostenuto in questi anni e per le cose che non sono state fatte. Perché non è solo il tema dell'autonomia, è il tema della riforma del paese, è la riforma della burocratizzazione del paese, è il problema che siamo sommersi da quintali di carta che non servono un tubo, è un problema che per fare il PNRR si sono inventati delle procedure spaventose dove hanno dovuto per prima cosa assumere dipendenti pubblici per attuare il PNRR, che è un programma a debito del paese, a debito. E siamo già a 2.760 miliardi di euro di debito pubblico. Allora, vogliamo parlare di questo? Che se per caso vanno sui tassi di interesse di un punto, significano 30 miliardi di euro? 30 miliardi di euro solo di tassi di maggiorazione di tassi di interesse? Basta che salga di un punto il tasso di interesse sul debito pubblico. 30 miliardi di euro. Altro che addizionale regionale. Qui i soldi non ci sono più. E li abbiamo sperperati purtroppo con tutta una serie di prebende, bonus, rendite di posizione, tante volte neanche andati a chi ha bisogno, ma andati a clientele, a settori che non avevano bisogno, come quelli che si sono ristrutturati col bonus 110 la casa in montagna, e le paghiamo noi con le nostre tasse. Allora io vorrei che un parlamentare della Repubblica ci rispondesse di questo, ma non tanto per fargli il processo, mica è colpa di Bitonci, non è che lui poteva decidere chissà cosa, la sua responsabilità se la deve prendere, ma per dire nel futuro cosa facciamo adesso? Continuiamo a spendere, a spandere? Continuiamo a creare problemi? Continuiamo a subissare il popolo di tasse e di spesa pubblica improduttiva? Alla fine dove andiamo? Questi sono i temi fondamentali, per cui se l'origine di questa serie di dichiarazioni di Bitonci c'è un congresso interno, facciano il congresso, lo risolvono e cominciamo a parlare della gente. Se invece effettivamente lui pensa di potersi salvare rispetto a una situazione grave che sta nascendo perché dice la colpa è di altri, no, la colpa è anche soprattutto sua e di questo ceto politico che ha governato il paese in questi anni, e da qui partiamo. Allora, poi sentiremo anche gli altri ospiti su questo, vediamo, domani a Roma si voterà, ci sono 3 scrutini per il Presidente del Senato e il Presidente della Camera, sembra che il Presidente, ormai è certo che il Presidente del Senato sarà Ignazio La Russa e invece dovrebbe essere il leghista Molinari il Presidente della Camera, ma ancora i giochi non sono chiusi. C'è la questione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sembra che possa essere Giorgetti della Lega. Sentiamo cosa ha detto oggi in questa intervista. Gli
Giorgetti, com'è questa storia? Sul Ministero dell'Economia la stanno un po' mettendo in mezzo. Le sembra anche a lei, no? Sì, perfetto. E se accetta per la Lega, lei è un tecnico, l'ha scoperto anche ma lei. No, ma non leggo i giornali. Ma presidente, no, prego, prego. Quindi, ma poi è lunga, manca ancora una settimana per fare il governo, quindi... Però si sente un po' usato in questa lotta Meloni-Salvini, si sente un po' messo in mezzo, sì. La battuta... Prego. Ho detto che ho ricevuto l'offerta della Juventus, però sono confuso ma allegri, ecco, questo è la cosa. Ciao! Confuso. Avevo detto intervista, sono dichiarazioni raccolte al volo da colleghi del Fatto, da un collega del Fatto Quotidiano. Allora, Annalisa Nalin, si stanno un po' allungando i tempi della formazione del governo. Ovviamente è vero che ancora non c'è stato l'incarico al futuro Presidente del Consiglio, per cui sono manovre, giochi, ma in ogni caso sembra difficile comporre questa squadra, no? Sorrido per non piangere, direttore, perché neanche nelle peggiori previsioni, così da parte di un partito liberal democratico che si era appunto fatto l'alleanza, aveva fatto l'alleanza col Partito Democratico, con il PD, si poteva pensare a un disastro del genere. Allora, c'è una guerra chiaramente a livello nazionale evidente tra i tre leader, ma la leader indiscussa non è che devo farlo io adesso, l'avvocato di Giorgia Meloni, su cui già ho spesso espresso le mie riserve, ma lei ha i voti del 26%, quindi 7 milioni di voti su 47 milioni. Non esageriamo neanche a darle un riconoscimento maggiore rispetto a quello che ha avuto, però deve fare i conti con i due patron della sua alleanza, e questi sono ossi duri. E qui si continuano a rimescolare le carte, vediamo se domani ci sarà la Russa e vediamo se ci sarà Molinari. Certo è che non sono espressioni così, io mi permetto di dire, che chi criticava il governo dei migliori, adesso vedremo che cosa succederà, perché insomma sono espressioni così che lasciano un po' perplessità, penso anche nel popolo leghista, ma anche nei forzisti e forse negli stessi, diciamo, appartenenti a Fratelli d'Italia. E quindi è tutto un ritardo, questi erano pronti a governare da mesi, hanno pianificato la caduta di Draghi, quello che era il migliore, e adesso, dopo averla pianificata, dopo aver saputo che avrebbero vinto in quella costellazione, dopo aver saputo anche da tutti i sondaggi che i rapporti di forza erano quelli, adesso stiamo giocando al tiro al piattino. Cioè, che cosa le devo dire? È un problema loro, è un problema grosso dell'Italia. Non seguo neanche tanto bene la discussione in studio, nel senso che personalmente questa volta non ho grosse critiche nei confronti di Bitonci. È stato, secondo me, anche abbastanza onesto, nel senso di dire: rendetevene conto, leghisti in sala, non è l'autonomia la priorità di questo governo, capiamocelo, diciamocelo. Cioè, la priorità è intanto che Giorgia Meloni deve portare avanti un governo credibile, e se si è sentita rispondere picche da tutti gli esperti di economia a cui lei ha chiesto, e adesso si gira su Giorgetti e vediamo se accetterà e se ci saranno, se ci sarà la quadratura del cerchio. E quindi il problema numero uno per l'Italia, quello economico, non c'è una figura che si è data disponibile a lavorare per questo governo di destra. Dopodiché c'è il problema di Salvini, lui vuole il Ministero dell'Interno perché vuole fare il braccio di ferro, cioè vuole fare il braccio di ferro in sé, il personaggio dei fumetti, dire: adesso ritorno io e ve li faccio vedere, le faccio vedere io come si fanno le politiche sull'immigrazione. Ma vi sembra serietà? E noi, certo, veneti, su questo concordo con parte della sua platea, direttore, che si è votato per un'autonomia, probabilmente un'autonomia eccessiva, perché le 23 materie, dispiace dirlo, Burrone, erano troppe
E lo vedrete, cioè lo vedrete perché i fatti, perché sono 5 anni che li aspettate e sono 5 anni che nonostante aveste delle costellazioni politiche a voi favorevoli non sono state portate avanti. Quindi adesso che cosa succederà? Succederà che l'autonomia non è una priorità perché i signori che sono a Roma hanno altre priorità. La Meloni ad accreditarsi in Europa, a fare l'atlantista, a fare quella che è in grado di occuparsi dell'economia. Salvini portarsi a casa la sua poltrona al Ministero dell'Interno pure quanto più possibile per la Lega e i forzisti probabilmente il problema maggiore è piazzare la Ronzulli. Capiamoci di che cosa stiamo parlando. Ecco, io sono molto preoccupata, lo ero prima, con le mie preoccupazioni iniziali avevano motivo di essere e aspettiamo tutti di vedere che cosa faranno nei prossimi giorni e settimane. Io mi auguro che possa essere riconosciuta un'autonomia dignitosa a Boron, però lei non può escludere che non ci siano delle difficoltà enormi e che anche questa, diciamo, partita bellicosa che si sta svolgendo sotto gli occhi di tutti gli italiani a Roma in parte colpisce anche i vertici di quella Lega Veneta che era stata considerata una Lega, tra virgolette, buona, una Lega più legata ai territori, più concreta. Ecco, io credo che ci sia una grossa difficoltà in questo momento e da italiana mi auguro che le difficoltà possano essere superate perché ci sono 2.700 miliardi di debito pubblico, ci sono i finanziamenti del PNRR che devono essere accolti e gestiti al meglio, di cui 80 sono gratuiti, messi in nero, il resto invece sono, come sappiamo, ad interesse, di interesse molto basso. E detto questo, speriamo che arrivino questi miliardi. Per fortuna che sono rimasti a casa sti qua. Arrivano questi miliardi, messi in nero, per fortuna che noi siamo rimasti a casa, ma cioè siamo stati prima nel governo, eravamo nel governo dei migliori, vediamo questo governo dei fenomeni che arriverà. Per fortuna dell'Italia, voi Draghi, spazzate via tutti. Allora scusate, adesso Nalin, scusi, adesso andiamo avanti, vediamo Berlusconi che si registra questa mattina come senatore, vediamo. Cazzo, devalo davanti. Eccoci. Ci siamo. Eccoci. Amato, se ne va. Pronti? È lui, guarda dove gira la macchina. Silvio! 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 Silvio Trattotti e Ilari, con chi stai? Vabbè, insomma, queste sono immagini on the road riprese coi telefonini da giornalisti vari, si sentono voci, insomma, non sono servizi veri e propri. Berlusconi è apparso piuttosto affaticato, accolto da Anna Maria Bernini, che è rimasta tra le poche fedelissime, perché altre sono passate con Calenda, cioè la Carfagna e la Gelmini, e c'è la grossa polemica sulla Ronzulli che Berlusconi vorrebbe alla salute. Però torniamo a Fabiano Barbisan sull'autonomia. Lei cosa... Ma, direttore, io penso che sentire le parole del parlamentare di Bitonci, proprio di lui, che è presidente della Lega in Veneto, che fa parte quindi dei dirigenti della Lega. Sentire lui parlare così, c'è da andare, come dire, da sciogliersi, cioè non è neanche il caso di dire fuori di testa, è proprio il caso di dire: hai sbagliato partito, hai sbagliato a metterti in politica, hai sbagliato la tua vita, vai a lavorare, trovati un lavoro, continua a fare il commercialista, apriti lo studio, cioè una cosa del genere, perché dopo ci si stupisce perché Zaia 2 anni fa prende il 76% dei voti
e quindi Zaia Lega, noi tutti Lega, lista Zaia, lista Lega, e la Lega va a fare il 14%, ci si stupisce. Se questi sono i personaggi, è giusto che vada così, è giusto che si perdano città importanti, Padova, Verona, è giusto che ci siano le liti nei vari comuni, ed è giusto che non si vada a votare, perché ricordo a tutti, la Lega è un partito che parte dal basso, come altri partiti, come il PD, come, cioè non sono partiti verticisti, ci sono i militanti, c'è la gente comune che si iscrive, sono chiamati a votarsi i quadri dirigenti locali e poi da là si sale. Allora, c'è da rimanere basiti, appunto, perché con questo qua, poi 23 materie sono dettate dalla Costituzione. Quando Renzi ci ha impugnato, che era Presidente del Consiglio, la legge per fare il referendum, sì, addirittura non volevano neanche facessero il referendum. Dopodiché, fior fiore di costituzionalisti messi in campo, hanno decretato le 23 materie. Quindi non sono quattro amici al bar o ci si trova al circolo delle bocce e uno chiede 23, un altro ne propone 3, un altro ne taglia con 13, un altro, cioè ci sono fior fiore di costituzionalisti, mai discusso quello che sono le 23 materie. Sentirle discutere proprio da un alto esponente della Lega in Veneto, veramente c'è da, come dire, rotolarsi sulla sedia, insomma. Dopodiché, con questo tipo di legge elettorale non ci si stupisce, dove la gente non va a scrivere il nome, viceversa noi in regione, come i parlamentari europei, l'elettore scrive il nome di chi vuole votare, dove questi qua in qualche modo benedetti, unti, da chi li ha scelti, perché io l'ho detto la volta prima delle elezioni, noi consiglieri regionali di tutte le province, 7 province, non siamo stati interpellati dai vertici commissari, naturalmente, per dire un qualcosa sui candidati. Cioè, voi chi volete candidare, come la pensate, avete piacere di dire la vostra? Dopodiché butta via tutto, per carità, però almeno fai l'atto di dire scegliamo sta gente. Quindi questa è una partita. Dopo, sentendo parlare della addizionale IRPEF che il Veneto, sì, si vuole in qualche modo ripristinare, allora quello che dal 2010 ad oggi i veneti praticamente risparmiano, ormai la cifra è scritta sui muri degli autogrill, nei bagni degli autogrill, è 1.176.000.000, che sono tra addizionale IRPEF e ticket sanitario, quota regionale non pagata. Allora, se noi la dividiamo per 4.900.000 veneti, ne esce una cifra, adesso mi pare di ricordare a spanne, circa 240 euro per persona, che se andiamo a moltiplicarle per i cittadini di un comune da 25.000 abitanti, si tiene nelle tasche dei suoi cittadini 6 milioni di euro. 6 milioni di euro, punto. Allora, chiaro che fa comodo lasciarla. Siamo in momenti di crisi e non vado a sindacare, cioè la crisi c'è, crisi per gli anziani, crisi per chi ha lavoro saltuario, crisi di bollette, cioè le bollette che arrivano sono dell'energia elettrica, sono 4 volte quella che era l'energia. Allora, case di riposo, RSA, per esempio, dove fa parte dell'attività della commissione nella quale sono presente, no? Noi, il Veneto, ha 30.000 posti letto di RSA. Se noi pensiamo, da una richiesta fatta a un direttore di un RSA, mi dice: guarda Fabiano, noi abbiamo circa 10 euro al giorno per persona di aumento di costi, energia elettrica e riscaldamento.
non ce la possiamo fare, nel senso ci si indebita, non possiamo andare a chiedere soldi ai familiari perché normalmente sono le pensioni degli anziani che ci pagano questo, quindi cercate di darci una mano. Quindi se noi moltiplichiamo vengono fuori circa 110 milioni di euro all'anno, all'anno. Questa cifra possiamo spenderla dandogli, diciamo, dopodiché il Consiglio non ha ancora deliberato però l'aumento dell'IRPE, possiamo decidere di spenderla dandogli i 10 euro per persona, oppure un altro indirizzo potrebbe essere i 110 milioni, anche quello, anche magari di più, spendiamoli un anno, mettetevi su, care case di riposo, il fotovoltaico, fatevi l'impianto, mette su quegli strumenti, adesso pompe di calore, adesso tecnicamente non so come, ricordo sempre che faccio l'agricoltore, l'imprenditore agricolo, quindi questo è il mio lavoro, non faccio l'idraulico, non faccio l'impiantista, ma non voglio banalizzare però, quindi c'è la possibilità, fotovoltaico, con gli accumulatori, pompe, cioè in qualche modo cercare di realizzare il fatto che il riscaldamento, l'acqua calda, quello di cui si va a spendere questi soldi, gran parte, possa essere in qualche modo ristorato una volta per tutte da questo sistema di impianto. Allora, questa è una discussione che in regione, nelle commissioni, sarà portata, perché chiaramente sarà portata. Sono discussioni, ma quello che mi sento di dire ancora, noi non è che ci si dorme sopra, cioè il fatto che il Veneto sia la regione, ma non detta da noi, non detta da noi, detta da Roma, detta dai parametri, sia la regione meglio governata d'Italia, che il governatore Luca Zaia ci sia invidiato da tutta Italia, è un dato di fatto. Vuol dire che si è circondato di uomini nel suo consiglio, nella sua maggioranza, anche nell'opposizione, perché certe cose l'opposizione le vota come la maggioranza. Allora non è un fatto strano, quindi torniamo anche lì all'autonomia. Il senatore, mi pare, Bitonci, che si informi bene, che parli anche con qualcuno della regione. Adesso può darsi che intervenga Bitonci perché gli è stato segnalato che abbiamo parlato di lui, hanno visto il video, per cui probabilmente lo avremo tra poco al telefono. Vediamo la conferma dei due presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa al Senato, a Montecitorio il leghista Molinari. C'è l'accordo sulle presidenze, è una notizia che è arrivata da poco. Saluto e ringrazio Enrico Scacco del Partito Democratico. Buonasera, grazie. Buonasera, direttore Scacco. Scusate il ritardo. Buonasera. È un ritardo di partito. Oggi no, Enrico Letta ha detto ai suoi dovete fare un'opposizione molto dura perché questo governo avrà vita breve e noi dobbiamo fare in modo di farlo cadere. No? È d'accordo su questo, che è un governo destinato a finire presto? Allora, io sono dell'opinione che un po' di opposizione al PD non può che fare bene, visto che insomma è stato insieme ad altri partiti mica da solo al governo negli ultimi anni. È giusto che se il centrodestra, come è stato dalle urne, ha avuto una netta maggioranza, governi e ci faccia vedere cosa può fare. Il partito di Giorgia Meloni è stato all'opposizione negli ultimi anni perché non ha appoggiato il governo Draghi e prima il governo Conte, per cui a questo punto, dopo tanti proclami, tante aspettative, è giusto che si pesino i fatti, poi per cui vedremo cosa riusciranno a fare. È chiaro che secondo me, guarda, io non faccio un discorso né di propaganda politica né di opposizione a prescindere né di fare le barricate perché arrivano i barbari, non condivido questa linea. Credo che sia interesse di tutti se il governo Meloni, poi lo vedremo perché deve ancora nascere, quindi parliamo di qualcosa che è in potenza ma non si è ancora realizzata, vada bene, interesse di tutti quanti, perché qualcuno giustamente diceva, il collega prima di me parlava delle bollette, questa è una cosa che io tocco con mano lavorativamente, ci sono dei costi che stanno diventando esorbitanti, non solo per le imprese e i commercianti, io sono nel settore immobiliare e di condomini, è veramente un disastro, soprattutto per i grandi edifici, i grandi complessi,
parlo anche dei caseggiati popolari, che quindi sono una categoria ancora più a rischio rispetto a chi, passatemi il termine, i medio, i piccolo borghesi, gli alto borghesi, insomma, uno magari riesce a far quadrare i conti, ma lì ci sono situazioni veramente preoccupanti, quindi questa può essere una vera e propria bomba sociale che è pronta ad esplodere. Io mi auguro che Giorgia Meloni, quando sarà incaricata Presidente del Consiglio e quando le Camere le voteranno la fiducia, ponga diciamo, metta una toppa a questo, perché io ancora non ho capito bene come si vuole procedere. L'Europa purtroppo sta andando in ordine sparso e credo che sia un errore, insomma la Germania ha preso una tangente che io non condivido, per cui spero che si riesca a ragionare. È chiaro che l'Italia da sola non può fare molto, deve fare asse con Spagna, Francia e altri paesi, e condivido poi, comunque tornando alla domanda, condivido il fatto che Letta dice faremo un'opposizione dura, perché è quello che... Adesso le ridò la parola perché abbiamo in linea Massimo Bitonci, abbiamo dato... Buonasera, buonasera onorevole Bitonci. Buonasera, buonasera a tutti. Ci siamo visti ieri sera qui in studio, so che ci sono anche colleghi della carta stampata che stanno raccogliendo reazioni sulle dichiarazioni di ieri. Io gliele chiedo a Fabrizio Bazzone di risentirle, le abbiamo date all'inizio. Boronna e Fabiano Barbisanna si sono detti stupiti, sconcertati. Vediamo, risentiamole insieme a lei. Non le abbiamo ancora, le abbiamo date prima, adesso le ridiamo tra pochissimo. Appena... So bene quello che ho detto, direttore. Sì. No, ma è solo per chiarezza, perché chi ci guarda cioè, sappia che cosa, qual è stata la dichiarazione di ieri sera. Vediamo, sentiamo, è brevissima perché abbiamo preso una parte centrale. Prego. Poi se mi chiedete tecnicamente cosa penso sull'addizionale e sulle compartecipazioni e cos'è il federalismo, cos'è l'autonomia, perché nel primo governo Conte 1 non siamo riusciti a portare a casa l'autonomia, e allora tecnicamente, come altre volte, potrei dire nel momento in cui chiedi 23 materie in un anno è difficile, magari come succederà adesso fra qualche settimana. Se noi partiamo invece da una legge quadro, che è la cornice, no? Una legge quadro, e dopo si fanno i decreti attuativi, magari si porta a casa più velocemente, si inizia e dopo si va puntualmente con dei decreti attuativi sulle varie materie. Ecco, questa è la dichiarazione che è stata interpretata un po' di nuovo come è successo per l'addizionale IRPEF, come un attacco a un'altra parte della Lega, no? Bitonci. No, sì, beh, cioè, mi pare che il discorso sia abbastanza chiaro e anche difficilmente interpretabile, no? Cioè, in un anno di governo, nel momento in cui si mette giù una norma molto complessa con tutte quelle materie, con un governo che ha uno specchio molto ristretto, perché ovviamente, cioè, si parla di un anno di governo, io che ho seguito direttamente, come ha spiegato ieri sera il ministro Stefani, perché ogni decreto e ogni norma e ogni legge ha bisogno anche della parte economica, quindi lei mi invitava sempre ai tavoli e comprendevo la difficoltà di arrivare a una soluzione, perché quando si parla di autonomia bisogna anche conoscere le norme, bisogna sapere che bisogna fare prima i livelli essenziali delle prestazioni, bisogna calcolare i costi standard, bisogna concordare con i ministeri il passaggio, e sappiamo quanto a Roma sia difficile che alcune competenze possano passare così velocemente con una norma di quel tipo. Quindi io dicevo già allora che, e quindi può essere anche rivisto perché insomma sono dichiarazioni di qualche anno fa, che come è stato fatto sul federalismo fiscale, il disegno di legge delega era la fonte normativa migliore per arrivare all'attuazione a suo tempo del federalismo e adesso dell'autonomia differenziata, e quindi attraverso una legge quadro e poi successivamente dei decreti attuativi, perché è una materia molto complessa e uno spostamento di competenze va fatto ovviamente tenendo conto che abbiamo dall'altra parte dei ministeri che non vogliono sottrarsi. E poi il ragionamento che ho fatto ovviamente è su che cos'è il federalismo e qual è la tassazione
principe del federalismo. Allora la tassazione principe del federalismo si chiama compartecipazione, no? Cioè compartecipare alla produzione del reddito che viene fatto in Veneto. Ed è questa la linea che si è tenuta ed è la base anche della discussione, perché chi ci ascolta capisce benissimo, e l'ho spiegato anche oggi, uscirà domani per esempio su Gazzettino, ho fatto un'intervista con la giornalista Alda Valdan, che spiego in maniera estremamente chiara e dettagliata che, avendo fatto il sindaco per molti anni, so benissimo che ai comuni sono state passate delle competenze, però non sono state passate delle risorse. Allora l'autonomia ha senso se assieme alle competenze arrivano anche le risorse, e le risorse devono essere cercate attraverso una compartecipazione. Sappiamo che nel progetto si passa intanto dal costo storico, quindi il costo storico viene passato direttamente alla regione sulle varie competenze, dopodiché l'obiettivo è quinquennale, in 5 anni bisogna arrivare ai costi standard attraverso i livelli essenziali delle prestazioni, le economie che fa la regione restano in regione. Ed è questo il vantaggio fondamentale dell'autonomia differenziata, che noi cerchiamo di spiegare anche alle altre regioni, spiegando quindi a alcune regioni anche del centro e del sud, che l'autonomia può solo portare maggiori risorse, maggiore efficientamento della pubblica amministrazione. Ecco, quindi mi pare che il discorso sia assolutamente chiaro e trasparente, e non è un'accusa a nessuno, ma una spiegazione tecnica di quello che si andrà a fare nelle prossime settimane. E io, come ho detto ieri sera, penso che il tema più urgente sia assicurare aiuti e famiglia, alle famiglie e alle imprese sul tema del caro bollette, attraverso un forte spostamento di bilancio come farà la Germania. Ho sentito che ne parlavate anche prima, quando insomma ho aperto la telefonata, una misura anticiclica che deve essere fatta per sostenere imprese e famiglie in un momento in cui stanno diminuendo i consumi, è prevista una stagnazione, e il Fondo Monetario Internazionale proprio ieri ci ha indicato che il prossimo anno ci sarà una diminuzione del prodotto interno lordo che arriverà a zero, quindi crescita pari a zero. Esatto, andremo quindi in recessione. Una segnalazione economica che può essere contrastata. Onorevole Vitocci, la interrompo un attimo perché vorrei che potesse interloquire un attimo qualche minuto. Mi hanno scritto che una persona in studio avrebbe detto che io devo trovarmi un posto di lavoro. Cioè, questo mi pare insomma un'affermazione non molto gentile, perché tutti sanno che io sono dottore commercialista, insomma da sempre ho abbinato l'attività politica con quella professionale, insomma mi pare insomma una cosa che è andata un po' fuori. Capisco che nella foga degli interventi si possano, però vedete, io parlo sempre cercando di spiegare le cose dal punto di vista tecnico, e non scendo mai in considerazione o peso di Massimo, Fabiano Barbisan, prego. Che parla. Allora, trovarsi un lavoro, sì, Massimo Bitonci è commercialista, l'ho detto forte e chiaro, non trovarsi un lavoro nel senso che non ha un lavoro. Cioè nel senso di fare il commercialista? Torna a fare il commercialista, c'è nulla di vergognoso. Pronto? Scusami, se ci conosciamo da tanto tempo, che tipo di affermazione è questa? Guarda che non è che fai una gran bella figura a dire a una persona torna a fare il tuo no. lavoro. Io allora, se discutiamo, ho fatto il mio lavoro, come penso che io apprezzo e so che tu fai il tuo lavoro e ognuno fa il suo, però qui stiamo parlando di questioni di carattere tecnico. Se vorrei che tu scendessi tecnicamente e spiegassi a tutti i livelli essenziali delle prestazioni, cosa sono i costi standard, qual è il progetto dell'autonomia differenziata, a che articolo del codice e noi ci riferiamo e della Costituzione, cioè parliamo dell'autonomia, mi ripeto, l'autonomia di 23 materie come è stata votata in Regione Veneto dai cittadini è un qualcosa che è stato impugnato da Renzi, ma è stata la Corte Costituzionale ci ha dato ragione, alla fine siamo andati al voto,
le 23 materie sono state vagliate, valutate, soppesate da emeriti costituzionalisti. Ma, e nessuno va a discutere sulle 23 materie. Scusami, finisco. Non hai seguito bene il mio intervento, perché io non metto in discussione le 23 materie. Ecco. Allora, è importante che ci sia. Troverò un disegno di legge bello. Ma non è. A cui seguiranno 23 materie, che siano le 23 materie. Arrivano nel tempo, né parlate né discutete con la regione, con Zaia, col presidente. Bon. Ma importante è una cosa, che quello che è stato votato dai veneti, quantomeno i parlamentari veneti, siano coloro che si danno da fare per ascoltare quello che è stato votato, tutto qua. Allora, sentiamo anche Boron, Bitonci, così ha un quadro più chiaro rispetto all'autonomia. Prego, Boron. Ma io cerco sempre di essere abbastanza semplice, perché poi parlare di questioni tecniche davanti, insomma, a uno schermo dove poi c'è la gente semplice che guarda la televisione e deve capire cosa gli stiamo dicendo, no? Noi gli stiamo dicendo che nel 2017 è stato votato un referendum dove 2 milioni e 300 mila, poco più, veneti sono andati a votare con un'affluenza superiore alle ultime politiche, e il 98,1% ha detto sì all'autonomia, che è quella che parliamo. Nel 2018... Sì, ma scusami Borò, ma ho messo in discussione questo. No, ma io sto facendo un percorso. Io non ho messo in discussione assolutamente questo, non puoi mettere in discussione quello che io ancora non ho detto. Se poi la tecnica è quella di non farmi parlare e farmi dire le cose, per carità, dopo capisco che è anche difficile, però io lo so, però sto finendo, perché lo so, mi dispiace, perché capisco che la lontananza porta a non comprendersi, però quello che volevo dire, nel 2018 ci sono state le elezioni politiche e noi abbiamo fatto campagna elettorale su un contesto principale, che è quello dell'autonomia. Abbiamo fatto un governo su un programma che comprendeva l'autonomia. Questo governo è durato un anno e l'autonomia non è arrivata. Ci sono stati altri 3 anni e mezzo di mandato di legislatura, sul quale 3 anni e mezzo, un altro anno e mezzo, l'ultimo, abbiamo governato. È difficile, dopo 4 anni e mezzo di legislatura, con un referendum del 2017, andare a spiegare alla gente nel 2022 perché le questioni tecniche sono che l'autonomia non si è fatta, perché il percorso tecnico di chiedere 23 materie tutto sullo stesso momento era difficile da realizzare su un anno. Forse lo comprendevano se ne parlavamo nel 2018, e magari nel 2018 portavamo a casa qualcosa, e poi diciamo il percorso è lungo. Ma dire dopo quasi 5 anni che non l'abbiamo portato a casa neanche una materia, 2 o 3, quello che è, perché? Perché per questioni tecniche erano troppe, sa, più che da... Io parlo sempre per le persone che ci guardano a casa e devono ascoltare quello che dicono e fanno poi il giudizio su quello che diciamo, sa più, anzi, potrebbero interpretarla di più come giustificazione per non averla raggiunta, più che per difficoltà tecnica. Perché altrimenti, se è vero che in un anno abbiamo fatto 0 materie, probabilmente nei prossimi 5 anni ne faremo quante? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, io credo che chi ci ascolta e chi ci guarda vuole sapere una cosa, e poi è compito mio, compito di Massimo Bitonci, compito di chiunque in questa regione crede nell'autonomia, no? È compito quello di dire che c'è un referendum che ha sancito la volontà dei veneti sull'autonomia. C'è un titolo quinto della Costituzione che ne garantisce il percorso. Ovviamente c'è una forza politica che è andata al governo nel 2018, per una parentesi, e torna al governo oggi ed ha come tema principale della propria esistenza l'autonomia e il federalismo. È quello a far capire alla gente, più che il percorso tecnico, è
entro il prossimo mese votiamo la legge, entro 3 mesi avremo 3 materie, entro 5 anni del prossimo mandato avremo tutta l'autonomia con un percorso che è di 5 materie all'anno. Forse questo lo capiscono, ma dire che nei 5 anni precedenti con governo di governo non abbiamo fatto nulla perché abbiamo chiesto troppo, questo intendono di là e capiscono di là, credo che la possano percepire come una giustificazione che poi ovviamente si ripercuote contro la forza politica di cui facciamo parte. Ma se posso... Prego Vittorio, prego. È vero che si può parlare, si può dire, cioè l'ho votato anch'io per referendum, ma ci credo, ci ho sempre creduto e abbiamo ma fatto di tutto, tra l'altro non ero io il ministro competente per questa materia, ma ho seguito, ho cercato di essere d'aiuto per quanto riguardava le mie competenze da sottosegretario al MEF, quindi per quanto riguarda il tema dei soldi, perché come ripeto l'autonomia arriva se arrivano anche i soldi. E dobbiamo chiarirci però, cioè, perché prima ci deve essere sempre l'intesa Stato-Regione, e prima non si parlava di delega, no? Prima si parlava di una norma unica, di una norma ovviamente complessa. Adesso invece capito che la strada più corretta è quella dell'intesa Stato-Regione prima dell'espressione del Parlamento e una legge delega che possa attuare e iniziare a attuare una competenza per volta, perché quando io sono stato relatore dei decreti attuativi sul federalismo fiscale anche là abbiamo cominciato a trattare una materia per volta, per esempio abbiamo fatto il decreto attuativo sul federalismo demaniale, cioè qui anche quando poi ero sindaco di Padova, insomma, l'abbiamo anche sfruttato perché alcuni beni sono arrivati poi in proprietà al comune di Padova e anche a moltissimi altri comuni. Il secondo decreto era sull'autonomia municipale, dopodiché insomma i governi successivi del PD hanno bloccato il processo e quindi non ci sono stati più decreti. È logico che adesso, avendo una prospettiva di 5 anni, perché al di là di quello che dice Letta o dicono quelli della sinistra, io penso che questo sia un governo che durerà 5 anni e dove all'interno del programma, che non c'era prima, all'interno del programma c'è proprio l'autonomia differenziata e il presidenzialismo, e queste due cose ovviamente hanno dei percorsi diversi, il presidenzialismo più lungo perché è una riforma di carattere costituzionale, mentre l'autonomia differenziata può essere fatta attraverso una delega. Io penso che il percorso più corretto sia questo, e che portata a casa la delega, l'intesa Stato-Regione e poi la legge delega approvata dal Parlamento, si apre un'autostrada. È logico che l'autostrada vuol dire che si tratterà una materia alla volta. Perché? Perché bisogna calcolare, come dicevo prima, tutta una serie di passaggi e di competenze, e sono perfettamente d'accordo con tutti voi del fatto che il Veneto aspetta da tempo, ma con il governo coi 5 Stelle o il governo successivo che è stato il Conte Bis, dove noi non eravamo ovviamente all'interno e c'era il PD 5 Stelle, e il governo di unità nazionale nel periodo del Covid, capite che quando c'è una coalizione, come ho detto anche ieri sera, che va dall'EU al PD, ai 5 Stelle, a Rifondazione Comunista, certo, è abbastanza chiaro che un progetto di questo tipo è stato imbastito dal ministro Gelmini, però non ha ancora avuto attuazione, ma lo avrà nelle prossime settimane appena verrà varato il nuovo governo. Se può restare ancora un po', sentiamo anche l'opinione di Giovanni Battistelli, e poi dobbiamo andare dalla sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma, vorrei che sentisse cosa l'opinione di Bestriner, perché può essere... Ma adesso abbiamo, rinviamo sostanzialmente, facciamo le grandi norme, le grandi deleghe, dopo i decreti attuativi. Ma son 40 anni che parliamo di decreti attuativi. Ricordo l'ultima grande pensata del federalismo fiscale, che prima l'onorevole Bitton ci citava. Beh, il federalismo fiscale sono 10 anni che c'è la legge sul federalismo fiscale. I comuni cosa hanno visto? Zero. No, perché bisogna essere chiari.
E non è vero che non siete stati al governo. Non è vero che non siete stati. Non è vero che non siete stati al governo, scusatemi, perché alla fine avete deciso che c'erano alcuni temi che interessavano e altri no. E va bene, la politica, prendiamo atto, non è questo il tema. Però negli ultimi 5 anni avete governato per 3,5. Parentesi, anche con il mio voto, perché ho votato per la Lega alle ultime elezioni, quelle del 2018, credendo ad alcune cose. Quindi non è questo il tema. Però avete scelto alcune cose e alcune strade. In quegli anni in cui avete governato voi, per esempio sul federalismo fiscale per i comuni, non è stato fatto nulla. Perché le sperequazioni tra comuni sono enormi ancora, perché non c'è stata data nessuna autonomia in più, tranne competenze senza soldi. Allora, mi auguro, io non mica la sto criticando, non è lei la colpa del fatto che l'autonomia non c'è, chiaramente. E probabilmente stasera si sta portando una croce che forse non è neanche sua. Però dico, attenzione a difenderla questa croce, perché alla fine se portiamo a casa grandi norme quadro e poi diciamo, beh sì, ma dopo trattiamo con i ministeri una volta una cosa, una volta un'altra, per carità, spero che sappiate gestire questa cosa, perché finora gli esempi che abbiamo avuto è che alla fine le norme ci sono, però i decreti attuativi non arrivano mai. C'è sempre un'altra cosa che dobbiamo aspettare, c'è sempre un'altra firma che dobbiamo attendere e alla fine questo Stato è rimasto sempre così. E i decreti attuativi, la storia dei decreti attuativi, onorevole Bitton, c'è una storia che dagli anni 60 in poi continua a essere portata avanti dalla burocrazia centrale. Cioè, glielo dico chiaramente, dal governo Monti in poi noi abbiamo governato solamente un anno, perché gli ultimi 3 anni... Non si può parlare di un governo fatto con una coalizione così ampia e come la nostra volta. Che il governo ha va bene per tenersi i ministeri, però quando si tratta di dire per la politica, no, quel governo là non lo contiamo perché decidiamo di non contarlo. No, non è troppo comodo. È troppo comodo perché avete fatto una scelta di sostenere quel governo. Giusto o sbagliata che sia, difendetela pure, non è questo il discorso. Ho un'altra opinione, ma non è questo il problema. Però non si può dire che quel governo non si conta perché avete deciso di non contarlo. Non è vero, non è così. Io, come ho detto anche altre volte, ero tra quelli non favorevoli all'entrata nel governo. Ma difatti non ho capito perché si sta portando una croce che non è sua. Le dichiarazioni, ma non è questione di croce, è che mi piacciono le cose raccontate come sono e non in modo assolutamente diverso, perché negli ultimi 10 anni abbiamo governato un anno solo, c'è stato un anno, quell'anno non è stato possibile portare avanti. Quest'ultimo anno e mezzo al governo c'erano ologrammi, non c'era la Lega. Io penso con cinque anni davanti e con una delega si possa arrivare invece a portare a casa tutta una serie di competenze molto importanti. Prima per il Veneto e poi anche per le altre regioni che vorranno. Onorevole Bitton, direi che abbiamo fatto. Lei soprattutto ha fatto chiarezza, è stato molto interessante, abbiamo aggiunto degli elementi alla conoscenza della riforma dell'autonomia ed è sempre bene avere tanti dettagli in più e sperare appunto che tutto questo proceda in tempi ragionevolmente brevi. Grazie molte, grazie all'onorevole Massimo Bitton. A presto. A voi un caro saluto a tutti. Grazie, buonasera, grazie molte. Infatti la Alda Vanzan del Gazzettino aveva chiamato Bitonci proprio per saperne di più. Allora adesso torniamo andiamo dalla sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma, poi torniamo anche, chiedo scusa anche all'esponente del Partito Democratico Enrico Scacco, se l'ho dovuto interrompere, che c'era questa telefonata in linea. Vediamo Fabrizio, vediamo i commercianti, cioè perché qui ovviamente parliamo di grandi e piccole manovre della politica romana, però nel frattempo in vista che ci sia un governo che possa gestire questa situazione e prendere il toro per le corna, nel frattempo la gente, si diceva prima, soffre, c'è il problema delle bollette. C'è una grande preoccupazione per quello che sta accadendo a livello internazionale. Sentiamo i commercianti a Padova nel servizio di Daniele Garbin.
È una cosa molto importante questa manifestazione proprio per le famiglie, perché da qua si vede già un calo di vendite generalizzato in tutti i negozi, non solo nel nostro ma in qualsiasi parte. Passiamo a comprare la roba essenziale, e attività come bar, ristoranti e gelaterie non rischiano di andare in fallimento, perché la famiglia non fa più quella spesa in più da dire vabbè, posso permettermi anche un gelato, un caffè, una colazione. Quindi piuttosto si comprano le cose al supermercato. E i nostri clienti stanno sicuramente molto più attenti alla spesa, perché stanno dicendo che, non so, spegneranno il riscaldamento, abbasseranno i fornelli, quello sì. E le famiglie hanno questi rincari delle bollette, la spesa, il carburante. È diventato veramente insostenibile, i conti non tornano più, la gente dovrebbe lavorare molte più ore di quelle che sta lavorando per potersi permettere di sostenere la famiglia. E quindi si scende in piazza per protestare, perché l'unico che può fare qualcosa è il governo. È il governo che deve intervenire a bloccare queste speculazioni e che deve bloccare finalmente tutte queste cose che arrivano da altri paesi, dall'Olanda, dove stanno venendo derivati, tutte, per far sì che le famiglie possano riprendere a vivere. Allora, questo è il servizio di Daniele Garvin. Paola Roma, diceva Annalisa Nalini, più Europa, prima le priorità del governo sono altre, per cui l'autonomia ve la potete scordare, no? Lei è d'accordo su questo? Cosa prevede? Allora, guardi, io mi auguro che sicuramente si inizi a parlare molto concretamente di autonomia, perché noi comuni siamo veramente alla canna del gas, e questo lo dico perché se nel bilancio il sociale va a pesare il 90%, perché a quello che diceva il consigliere Barbisana rispetto alla parte relativa agli anziani, abbiamo anche la situazione dei disabili e minori, non immagino quello che ci sta arrivando in questo momento. Direttore, io vorrei fare un focus, perché certo. Se parliamo anche di scuole, perché credo che sia opportuno entrare in merito a questo. Abbiamo le paritarie e abbiamo le scuole pubbliche. Il PNRR dà fondi per nuove scuole dell'infanzia pubbliche, dimenticandosi che nella nostra provincia, porto dei dati perché anche come associazione comuni siamo stati interessati a vedere questo, abbiamo circa 5.000 bambini che frequentano la scuola pubblica e 13.000 che frequentano la scuola paritaria. Ora, le esigenze dei comuni sono eventualmente sistemare la scuola paritaria, che sta attualmente dando delle risposte. Senza dimenticare appunto un punto centrale, che attraverso le scuole paritarie andiamo a pesare sui comuni e sulle famiglie. Quindi lo Stato risparmia tutto quello che non viene dato ai comuni. Allora, credo che una necessità sia soprattutto questa, in una situazione di decrescita demografica, in cui abbiamo una popolazione sempre più anziana, che non si può arrivare a permettere la casa di riposo, perché dobbiamo anche essere onesti su questo, perché in base agli stipendi, in base alla famiglia, brava, i familiari non possono permettersi di pagare la retta all'interno, brava, di un centro servizi. Arrivano poi ai comuni, perché sicuramente uno dei temi dibattuti è anche chi va poi a pagare una retta nel momento in cui non risponde appunto o il disabile o la famiglia rispetto a questo. E quindi io credo che, se questa è la strada che stiamo prendendo, credo che delle riflessioni importanti a livello nazionale devono sicuramente essere prese. Sotto questo aspetto lo porto, perché la bolletta che oggi ci arriva da parte del cittadino, che prima non veniva ai nostri servizi sociali per chiedere un contributo, va a sommarsi a una situazione in cui chiede un aiuto anche per la parte del pasto, e quindi dobbiamo intervenire anche in quelle situazioni, e poi sarà un ripercuotersi nei mesi successivi. Allora, una riflessione sotto questi aspetti va fatta, e va fatta sicuramente, perché il sociale sta sicuramente diventando la materia più preponderante in questa situazione. C'è tutta una situazione di sommerso che adesso sta sicuramente emergendo, lo vediamo con i ragazzi, lo vediamo in una semplice considerazione che un genitore deve decidere se pagare una bolletta o mandare il figlio o i figli a fare attività sportiva. Porto l'esempio del mio piccolo comune di 8.300 abitanti, ma nel quale abbiamo deciso di intanto mettere 40.000 euro per poi metterne altri 60.000 euro per dare la possibilità a tutti
quanti ragazzi, qui parlo proprio in generale, di poter fare un'attività propedeutica allo sport, perché poi non ci possiamo lamentare se il ragazzo sostanzialmente non va ad avere delle reazioni, delle stimolazioni ben diverse. Abbiamo la necessità di prenderci carico di tutto questo che magari prima non emergeva, ma adesso sta emergendo completamente. E porto un esempio anche per la figura dei fondi che sono arrivati su una richiesta che hanno fatto sicuramente i comuni, su un fondo che diventerà strutturale sull'autonomia rispetto ai ragazzi con disabilità, e che va a inserire adesso circa, parlo per la nostra provincia, 1,2 milioni rispetto a nuove figure di educatori, nei quali dobbiamo rendicontare entro marzo allo Stato questi fondi, su una parte in cui abbiamo dato una delega all'azienda sanitaria, ma dall'altra parte fondamentalmente alcuni comuni vorrebbero anche poter dire: beh, diamo questi fondi anche alle scuole, ma non possono pagare le assistenti domiciliari alla persona dei ragazzi, ma su una nuova figura degli educatori che non si trovano, e qui ritorniamo all'ennesimo tema. Allora, io credo che prima di dare le risorse ai comuni andrebbero ascoltati i comuni dalla base, quali sono le necessità del territorio, perché sicuramente questa è una necessità, ma vanno date anche le figure per poter coprire questo. Quindi credo, direttore, che nel parlare di autonomia, credo che la cosa più importante sia cercare di ascoltare i territori su quelle che sono le necessità dei territori, perché ripeto, prima si faceva la valutazione rispetto alle bollette, ma questo diventerà una continuità. Abbiamo persone che avranno sfratti, e li hanno già avuti alcuni, che saranno prossimi. Abbiamo delle situazioni che non sono il caso sociale che c'era l'altro giorno, di nuovi casi sociali, di famiglie che non riusciranno ad arrivare perché sicuramente o da un licenziamento o da una messa in cassa integrazione del padre di famiglia, sicuramente abbiamo un carico che va ben oltre a tutto quello che riguarda poi la parte delle attività commerciali, che non vado nemmeno a toccare, direttore, perché anche quelle ovviamente vengono a chiedere ai comuni di capire se ci sono delle opportunità, e lo abbiamo fatto anche con i Cofidi cercando di dare una mano anche sotto questo aspetto. Quindi credo che di riflessioni e di argomenti di cui parlare di sociale sia veramente da parlarci, ma che lo Stato capisca che comunque va fatto un passaggio sicuramente con i territori, e inserendo in tutto questo una programmazione regionale, perché nel sociale mettere degli ambiti territoriali, dare dei fondi ai territori e dimenticarsi che una programmazione poi passa anche per la regione, credo che sia svilente per il ruolo di tutti quanti. Allora, proprio di questo si è parlato oggi a Treviso, il caro bollette e i primi condomini anche nella Marca che rimangono senza luce perché, non pagando le bollette, una parte consistente dei condomini arriva all'Enel e stacca tutto. Vediamo, poi torniamo da Enrico Scacco. Anche ieri un'emergenza non indifferente che non mi sarà mai stupito di avere è stato che un condomino mi ha chiesto di poter sigillare i suoi radiatori completamente. Marito e moglie, anche insomma non giovanissimi, hanno candidamente affermato davanti a tutti che loro non riuscivano a pagare le spese condominiali, proprio ha detto in maniera diretta davanti appunto alla platea del condominio, che o mangiavano o pagavano le spese condominiali. La fotografia dell'emergenza nelle parole degli amministratori di condominio: il caro bollette sta mettendo in crisi tante famiglie ed il rischio di avere condomini che si vedranno staccare luce o gas è purtroppo già una realtà. La preoccupazione oggi come oggi è che la bolletta entro il mese la dobbiamo pagare. Sono già successi dei casi che hanno chiuso il gas. Se queste situazioni si stanno verificando già ora, a riscaldamenti ancora spenti, la situazione, prevedono gli amministratori, esploderà tra qualche mese. Che fare? In attesa di provvedimenti del prossimo governo, nei condomini, specie dove il riscaldamento è centralizzato, inquilini e proprietari tremano. Di fronte al condomino virtuoso che ha pagato la propria quota, perché lo può fare, perché ha le disponibilità economiche per farlo, ci sarà accanto a lui quello che quelle disponibilità non per sua colpa non le ha, e quando questo si verifica, ahimè, anche il condomino virtuoso patisce le conseguenze dell'interruzione della fornitura. La morosità è salita dal 14% del periodo pre-Covid all'attuale 31%, e le previsioni sono purtroppo molto preoccupanti. Con ogni probabilità, con l'avanzare dell'inverno, i problemi si faranno più difficili, perché aumenteranno i consumi, aumenteranno le bollette, sempre di più si ridurrà
quel piccolo gruzzoletto che ogni famiglia ha da parte per far fronte all'emergenza. Servizio di Marta Marangon, Enrico Scacco l'avevo interrotta prima, per cui se vuole riprendere da lì, oppure lei tra l'altro è amministratore di condomini, quindi... Sì, perché sentivo appunto il presidente della NACI e altri colleghi che giustamente ponevano l'accento su questo aspetto qui. Io posso dire che la situazione è veramente drammatica, direttore, perché ci sono alcune bollette del gas e della luce che sono moltiplicate non per 4, ma per 5, per 6, per 7. Ne ho vista qualcuna addirittura moltiplicata per 9, che vuol dire che se ieri pagavo 100 euro, oggi ne pago 900. Questo distribuito esatto. Per una serie di famiglie che, insomma, non è che tutti amministriamo mega condomini da 1000 persone, da 1000 unità, scusate, capite che il ricarico personale diventa praticamente insostenibile. Tra l'altro, volevo sottolineare questo, che non è neanche colpa dell'amministratore. L'amministratore è obbligato entro 6 mesi a riscuotere i debiti del condominio, quindi anche in questi casi qui si crea un circolo vizioso per cui l'amministratore è obbligato a intervenire, purtroppo il condominio non può pagare perché non ha i soldi, allo stesso tempo staccano, perché adesso staccano sia elettricità che gas. Io ho visto staccare un contatore del gas per una morosità di 180 euro in ritardo di un mese e mezzo. Dico solo questo, cioè ormai l'Enel fa così, se uno è in ritardo staccano il contatore e quindi questa si crea una situazione, viene sigillato il contatore, viene chiusa la manichetta e si crea una situazione molto difficile. No, beh, insomma, qui bisogna valutare come cosa che da fare, bisogna valutare quello che sta succedendo. Sono aziende, ma questo è un altro discorso. Infatti, secondo me l'Enel deve essere nazionalizzata. Vuoi che ti dica quello che ti devo dire io? L'Enel deve essere nazionalizzata in modo che così, no, festa un cavolo, così la festa non la fanno quelli che vanno a speculare al mercato di Amsterdam, capito? Perché visto che abbiamo cavalcato il cavallo della liberalizzazione, liberalizziamo tutto. L'Eni ha perso, fammi parlare, l'Eni ha perso la Condor Share nel 2011, signore. Per cui il governo che ha il 30% delle azioni non può neanche intervenire e imporre le proprie decisioni all'interno di un consorzio che è stato statale fino agli anni 90. L'Enel ha fatto lo stesso percorso. Se vi piace un mondo così, è questo il risultato. Avere Enel e Eni privatizzate, questo è il risultato. Che l'Enel ti stacca il contatore dopo 2 mesi. Sì, allora cerchiamo di fare un ragionamento serio, secondo me. In questo caso, una delle soluzioni è mettere il famoso price cap, cioè un tetto che però deve essere europeo, per cui anche qui la Germania ha sbagliato, secondo me, a stanziare lo scostamento di bilancio prima degli altri paesi, perché o lo facciamo tutti allo stesso modo, o se no, questo è un liberi tutti, no? Allora vale qualunque cosa. Secondo, vedevo che una delle possibilità era alzare il livello minimo dell'ISEE per poter dare dei contributi statali, comunali e regionali. Anche questa, secondo me, può essere una soluzione. Perché, ripeto, in alcuni casi l'amministratore è costretto a intervenire, allo stesso tempo non si pagano le bollette. Non solo, aggiungo anche un'altra cosa. Sapete che è stato da pochi giorni emanato il decreto ministeriale del Ministero della Transizione Energetica e Ecologica? Per cui abbiamo ridotto di 15 giorni in Veneto, nella nostra fascia climatica, il riscaldamento. Quindi avremo 15 giorni in meno e un'ora in meno al giorno. Invece di 14 ore di riscaldamento ne abbiamo 13. Io mi ricordo a memoria, anni fa, anche fino all'anno scorso, avevo degli anziani che mi chiedevano: amministratore, possiamo accendere un po' prima il riscaldamento? Perché se è la stagione in cui fa un po' più freddo rispetto a prima, adesso questa cosa non si può più fare. Ci saranno dei controlli, per cui cioè, oltre al danno alla beffa, per cui io credo veramente, qui è un appello che faccio anche al governo futuro, cioè o si interviene su questo che è veramente la cosa dirimente, oppure veramente, insomma, anche il discorso, perché non è che voglio che il discorso dell'autonomia vada in secondo piano, però questa è veramente un'emergenza immediata, dovrebbe essere il primo intervento del governo, dovrebbe essere su questa cosa qui, perché ripeto, ci sono situazioni che sono drammatiche, soprattutto in caseggiati popolari, soprattutto in situazioni in cui purtroppo le persone non si possono monoreddito, o magari qualcuno, il capo famiglia o la donna che lavora hanno perso il lavoro, oppure sono in cassa integrazione, oppure hanno un contratto a 500, 600, 700 euro al mese. È insostenibile per una famiglia, anche solo per 2 persone, riuscire ad affrontare questa emergenza qui. Quindi, insomma, mi auguro che qualcuno intervenga. Comunque, posso su questo aspetto. Sono stati bravissimi. No? Perché adesso, dopo un anno di governo Draghi e tecnici più che competenti, no? Io sarei quello che dice: il politico fa il ministro, perché i tecnici sono quelli che lo seguono, ma se mi metto un tecnico, se io metto un tecnico a fare il ministro, non ho capito più niente, perché a chi risponde sto qua? A che elettori? Bene. Detto questo,
col governo Draghi, bypassiamo un momentino anche il discorso della guerra, perché anche qua nessuno è andato a trattare con tedeschi, e quindi, però no, anche perché 200 miliardi, questo arriva prima, la speculazione arriva prima della guerra. 200 miliardi, esatto, ecco. 200 miliardi di aumento del debito pubblico. Se andiamo a fare un attimo l'analisi, i prezzi del petrolio sono quelli di prima della guerra, non c'entra niente la guerra. Boh. E quindi i prezzi del petrolio, i prezzi del gas anche sono del gas, quelli. Bene. Esattamente. Un contratto fatto con la Russia, contratto vuol dire firmato, e se non viene ottemperato ci sono le penali, Russia ed altri, Algeria, Tunisia, cioè dove si va a prendere Iran, dove si va a prendere il gas, in qualche modo il prezzo è bloccato. Quindi tetti sui prezzi mi viene per, scusate, non è per sbeffeggiare i cittadini, ma è, ci viene da sorridere. Cioè, se facciamo un attimino, perché lo dicono continuamente, mostrano le borse nei telegiornali tutti i giorni, quello sto dicendo, si vede, lo vedono tutti. Bon. Detto questo, aumenta l'inflazione, perché Draghi, grazie a sto benedetto bravissimo tecnico, riferimento europeo, mondiale, per carità, niente da dire e nulla da togliere a Mario Draghi, anzi, però l'ENI che è olandese, l'Enel che è olandese, qualcuno può parlarne? Ma no, lasciamo tutte le rogne a questo governo e prima ci siamo fatti le fisime, no? Perché 9 miliardi di reddito di cittadinanza li ha stanziati anche il governo uscente, che è ancora in carica, uscente. 7 miliardi di euro per tutto quello che sono profughi, immigrati, clandestini che buttano via le carte d'identità quando sono in barca, si sono visti filmati, dopo saranno trucchi, non lo so, ma diciamo che scappano dalla guerra tutti belli pasciuti col cagnetto, col coniglio, si portano anche, non possono abbandonare, insomma, uno che è affezionato non può abbandonare il suo animale di compagnia, no? Ma allora qualcuno, e io spero che possano questo governo prendere in mano anche queste situazioni, perché altrimenti ascoltando quello che mi veniva in mente quando parlava l'ex sindaco a Mestriner, dico, ma cosa abbiamo fatto? Da 30 anni facciamo un bel falò di tutte le leggi, bruciamo tutto, riprendiamo quello che era e ripartiamo da là, a partire anche dalla magistratura. Perché non dimentichiamo il caso del dottor Palamara, per carità di Dio. Perché se tanto mi dà tanto, Palamara dovrebbe essere messo a dargli una cattedra all'università per insegnare il metodo. Sì. Perché non è stato fatto nulla, salvo sollevarlo lui dalla sedia, ma tutti quelli che avevano messo sono rimasti là. Quindi adesso è troppo comodo, a mio avviso, dire mettiamo tutto in carico a questo governo. Sì, sì, è giusto che ci si metta in carico, ma signori, la soluzione sono 30 anni qua di cose che ci fanno pensare a dove siamo arrivati. E per non parlare dell'Europa, dove ancora una volta abbiamo visto, io sono un europeista convinto perché l'ho girata, ci lavoro. Bon. Detto questo, ma sta Europa, vogliamo fare l'Unione Europea o stiamo ancora facendoci le passeggiate mentali, per non dire parolacce? Vogliamo farla l'Unione Europea? Vogliamo fare una politica europea unita? Scuola, titoli di studio che siano uguali, sanità, stipendi, tasse, regole stradali, regole sul lavoro. Cioè, vogliamo far sì che ci sia un'Europa unita, politicamente unita, altrimenti l'Europa scoppia, perché questo sta succedendo. E la Germania dice fa, poi fa quello che vuole. Stanzia 200 miliardi per aiutare i cittadini. Ma quello che diceva, l'ultima cosa, è importante perché, cioè, l'ENI, non dimentichiamo che è estrattore, venditore al mercato di Amsterdam e distributore.
No, per cui quando si critica questa cosa qui si dice no, non dobbiamo nazionalizzare l'ENI, ma intanto se l'ENI fosse nazionale il prezzo lo fa lo Stato italiano, eh. Tanto per essere chiari. Ma chi è che nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ENI? Chi è che lo nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ENI? Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ENI, chi lo nomina? Il Consiglio di Amministrazione. Chi lo nomina? Scaroni, chi era nominato? Il Consiglio di chi è nominato? Di chi è nominato? Sono, è il governo che li nomina, è il governo italiano che li nomina. È il governo nazionista del 30%, no, il 30% no, è il ministero. No, no, non è anni 90, non è anni 90, non è anni 90. State prendendo per il culo i cittadini. Non va bene, non va bene, non va bene. Lei non fa extra profitti, no? Non fa extra profitti. Ma se è un'azienda pubblica, è un'azienda che avete governato, avete governato per 10 anni negli ultimi. No, degli ultimi dieci anni avete governato per 9. Degli ultimi dieci anni avete governato per nove. E voi che avete governato e avete nominato in consiglio d'amministrazione chi cavolo volevate, adesso vi venite a dire non sappiamo, nessuno, non li conosciamo. Mica azionista del 30% non conosce chi governa l'azienda. Ma dai, Leni ha perso la Golden Share nel 2011. Stai dicendo cosa c'entra la Golden Share? Cosa c'entra la Golden Share? Cos'è la Golden Share? Cos'è la Golden Share? La prelazione, in caso di vendita, informati. Il consiglio d'amministrazione è nominato dal governo, il presidente e l'amministratore delegato rispondono al governo che è il maggior azionista della società. Chi è il maggior azionista? Chi è il maggior azionista? Chi è il maggior azionista? Chi è? Chi è? Chi è? È la somma dei privati. Ma la somma di chi? Perché il 30% tu secondo te è in borsa, quindi scopriamo da Mestrini che le società private chi ha 30%. In borsa se hai il 30% controlli, informati. Fabrizio, andiamo a vedere l'APP, l'Associazione dei Pubblici Esercizi, che prevede che ci siano 300, che chiuderanno 300 aziende. Mi è da sorridere, ma la situazione è drammatica. Sentiamo, perché qui non si riesce a parlare. Allora, sentiamo Fabrizio, vediamo. Nel momento in cui sembrava che le cose potessero ripartire, c'è calata dall'alto questa scure dei costi, dell'aumento dei costi non soltanto energetici, ma per quanto riguarda i pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, anche i costi delle materie prime. Uno stillicidio continuo, bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, tutte piccole attività di famiglia, ma anche aziende più organizzate che dopo aver esaurito i risparmi accantonati decidono di abbassare le serrande. A Padova e provincia entro fine anno saranno 300 secondo le stime di Appe, aziende costrette a fare i conti anche con l'avvio della restituzione dei finanziamenti contratti post-Covid, sfruttando il decreto liquidità del Conte 2 con garanzia al 100% dello Stato. Serve un intervento urgente da parte del governo, spiega Segato, che ha scritto una lettera a tutti i nuovi parlamentari eletti. Abbiamo fatto presente la necessità di avere in maniera tempestiva dei provvedimenti a sostegno delle imprese. Tutti quanti ci hanno detto comunque che prima di metà novembre sarà difficile, se non impossibile, avere dei appunto provvedimenti. E noi auspichiamo veramente che almeno questa data del 15, mettiamo, di novembre possa essere una data realistica per salvare le imprese, perché salvando le imprese si salvano anche i posti di lavoro. Va bene, questo era il quadro delineato, drammatico, dall'Associazione dei Pubblici Esercizi. 300 aziende e imprese potrebbero chiudere nel prossimo anno. Torniamo da Annalisa Nalin di Più Europa. C'è una situazione veramente molto complicata per il Ministero della Giustizia, perché Giorgia Meloni spinge per avere Carlo Nordio come guardasigilli, Salvini vuole la Bongiorno, e invece Berlusconi vuole l'ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quindi due veneti in contrapposizione, e in più anche la
La buongiorno. Come finirà secondo lei, Nalin, su questo? Perché Carlo Nordio è un grande magistrato, la Casellati è un avvocato che ha fatto la Presidente del Senato, la Buongiorno è un avvocato altrettanto conosciuta e apprezzata, però molti pensavano qui fino a pochi giorni fa che quella casella sarebbe stata occupata da un ex magistrato del valore di Nordio, che ha combattuto le BR, ha scoperchiato il pentolone del Mose, ha veramente ripulito gran parte del territorio, ha combattuto la mala la criminalità organizzata. Cosa ne pensa? Allora, adesso le dico, tra due secondi le dico quello che penso, però prima le dico un'altra cosa che penso. Penso che sia assolutamente non corretto che io sia entrata in questa trasmissione alle 21.20 e abbia fatto un intervento quando altri ospiti ne hanno fatto 5, 4, 5, 6 ripetitivi. E quindi adesso il mio secondo intervento è a 10:15, io per gentilezza non ho staccato il collegamento per lei direttore, però sicuramente un'altra trasmissione così io non ci partecipo. Ho capito, però perché c'era il caso Sbelli dell'autonomia, no, con Bitonci, cioè, al allora telefono, dico, non è che possiamo, sì, no, io pazienza, capisco, non è che possiamo, capisco, rispettare però, tutto col manuale Cencelli, che è arrivato, no, per carità. Però lo stesso Scacco ha fatto pienamente i suoi interventi, c'è stato lo psicodramma leghista e va bene. C'è stata poi la fase dello sfascismo, va bene, poi dopodiché abbiamo avuto la fase della nazionalizzazione, che è la cosa più assurda che si può sentire in un momento del genere, dove dare nazionalizzare delle aziende vorrebbe dire tornare a delle condizioni non competitive di mercato, che non è certo quello che c'è bisogno in questo paese, ma in realtà c'è bisogno di più Europa, di una maggiore... di una maggiore unità europea, di una maggiore, come si dice, capacità europea di fare gli acquisti, di riorganizzare i prezzi, i tetti, se possibile, ma soprattutto di organizzare gli acquisti dei materiali e gli acquisti e l'acquisto del gas, perché è lì che andrà, si farà la vera differenza. Il prezzo del gas, speriamo di arrivarci prima o poi, io spero prima che poi, perché è assolutamente necessario, ma non è certo nazionalizzando quello che è comunque un libero mercato e che dovrebbe diventare eventualmente un mercato economico più sociale, cioè più attento alle esigenze dei cittadini europei. Questo chiaramente non porterebbe nessun vantaggio in termini di prezzi e in termini di cose, anche perché poi ognuno si nazionalizza, ognuno fa il proprio paese autarchico e alla fine arriviamo lì dove forse voleva arrivare Giorgia Meloni qualche tempo fa prima di candidarsi come premier, e non credo che sia la cosa migliore. Detto questo, rispondo alla sua domanda. Allora, io penso che Nordio abbia delle caratteristiche e delle competenze notevoli, non fa parte della mia, diciamo, ala politica, ma ne riconosco assolutamente il valore, la coerenza e la capacità, e credo che possa avere anche delle doti da uomo politico. Prima si parlava del, no, politici tecnici, bisogna sapere anche, come si dice, unire le due caratteristiche. Credo che Nordio lo possa fare, abbia un buon curriculum, ripeto, anche se appartiene a un'area diversa politica della mia, ne riconosco il valore. Sono invece più così dubbiosa, sì, sulla candidatura Casellati, porti pazienza, una che credeva che la Ruby fosse la nipote di Berlusconi, secondo me le carte se le bruciate tanto tempo fa. Una presidente in Parlamento che messaggiava nei momenti più difficili dei calcoli delle maggioranze o meno, ecco, io non ho questa, diciamo... Sì. Grande apprezzamento nei confronti della Casellati per tutto un suo percorso che secondo me ha avuto delle cadute. Per quanto riguarda invece Buongiorno, anche lei ha delle competenze, è una candidata secondo me valida. Chiaramente quello di cui io sono preoccupata è non tanto sul fatto della riforma della giustizia, che è assolutamente necessaria, e noi anzi come partito eravamo favorevoli a tutti i quesiti referendari sulla giustizia,
così come in quel caso proprio specifico anche la Lega lo era stato, forse non avendone capito un paio, secondo me non erano molto chiare su un paio di punti. Il punto è di cui io so, quello che io sono preoccupata è invece quello che il nuovo governo farà nel settore dei diritti civili, che sono però essenzialmente diritti sociali, e io penso che la linea atlantista che adesso Giorgia Meloni è europeista, perché sull'atlantismo lei era sempre stata abbastanza chiara, ma sull'Europa no, e dovrà prendere una linea europeista, non si sa quanto genuina, ma probabilmente poi noi farà pagare un conto, perché il modello di europeismo a cui Giorgia Meloni si rifà è più quello di Orban, della Polonia, cioè un modello che a me, facente parte di un mondo liberale democratico che crede molto nei diritti, preoccupa. Senta Annalyn, la porto su un tema che riguarda lei direttamente, più Europa. Flash mob vostro, coperta la statua di Giulietta con un hijab in solidarietà alle donne iraniane. Qui vediamo la foto di Giulietta Capuletti a Verona, ricoperta. Ci sono altre manifestazioni? Abbiamo organizzato in tutta Italia. Siamo partiti il 4 ottobre da Roma con Emma Bonino, Benedetto della Vedova e i vertici del nostro partito. L'idea era ed è quella di coprire delle statue rappresentative nelle nostre città italiane. Ormai siamo già a una ventina. A Verona abbiamo avuto un grosso successo, l'abbiamo fatto ieri e siamo andati praticamente su tutta la stampa, diciamo perlomeno quella regionale, c'era la RAI, servizi di tutti i tipi. Perché copriamo la statua? Perché l'iniziativa si chiama Sveliamo la libertà, e quindi le statue vengono coperte, statue simboliche, nel caso Giulietta, e poi vengono svelate, perché le donne iraniane hanno un problema enorme, cioè anche va, è ancora più importante del diritto al voto, cioè il diritto dell'essere, il diritto di che vengano accettate per quello che sono, per il loro corpo, per il loro proprio essere, per il diritto ad una vita serena e non limitata. E l'esempio con Giulietta era molto calzante, nel senso che Giulietta, nella storia appunto shakespeariana, è stata impedita di vivere questo amore per Romeo, e c'è stata una guerra tra i Montecchi e i Capuletti. Io, sapete, vengo da Verona, e quindi c'è questa storia di Giulietta, e la storia delle donne iraniane è la contrapposizione loro tra il loro essere, il loro corpo e questa teocrazia oppressiva, reprimente. Sono di oggi le ultime notizie delle ultime ore, sono già più di 200 i morti, anche giovanissimi, 20 minorenni, nelle rivolte che stanno avvenendo nell'Iran. E noi come Più Europa pensiamo che questa sia una situazione di assoluta mancanza di democrazia ed è importante dare segno di solidarietà. Certo. Tra l'altro ricordo che c'è in carcere anche una ragazza italiana che aveva festeggiato Alessia Piperno. Esatto, la Piperno, Piperno. Aveva festeggiato il compleanno, era in viaggio in Iran, una globetrotter, è stata arrestata. I genitori dicono non ha mai partecipato a manifestazioni, ha postato delle sue opinioni, e questo forse è bastato al regime degli Ayatollah ad imprigionare. Speriamo che venga liberata al più presto. Adesso torniamo da Paola Roma, vediamo però l'annuncio sempre da parte degli imprenditori di una manifestazione di protesta per le bollette domani a Padova. Vediamo. La gravissima crisi economica alle porte dell'inverno 2022 angoscia tutte le categorie economiche. La pandemia, la guerra in Ucraina, lo scatenarsi delle speculazioni stanno spingendo sempre più fuori controllo le dinamiche dei prezzi. Gli esergenti e i commercianti dicono basta e convocano domani in Piazza dei Signori a Vicenza un migliaio di iscritti, ma questa volta protagoniste sono le famiglie. Perché famiglie in piazza? Perché abbiamo avuto un riscontro, penso tutti, intanto del caro bollette e poi anche del caro vivere, perché non solo sono aumentate acqua, luce e gas, ma è aumentato anche andare a fare la spesa. Da lì tante persone mi hanno detto: ma perché non facciamo qualcosa, perché non facciamo sentire la nostra voce invece di fare le solite pecore?
Da lì ho detto va bene, uniamoci, mettiamoci insieme, ci siano baristi, ci sono pensionati, ci sono famiglie, ci sono aziende. Una manifestazione in contemporanea anche a Roma. Obiettivo? Sollecitare un intervento immediato e diretto del governo che sta incassando ingenti plusvalenze. Tante aziende andranno ad aprire fuori dall'Europa, perché noi che giriamo un po' le aziende che vengono, che ci contattano, ci dicono addirittura questo. Chi in America, chi in Texas, chi in Australia, cioè fuori proprio dall'Unione Europea. Perciò slogan di bandiere bianche e famiglie in piazza è: falliamo noi, fallirete anche voi. Allora, Meloni nelle pesti, abbiamo titolato, bufera sull'autonomia. Nelle pesti è un'espressione poco utilizzata, vuol dire nei guai, nel guado, nella palta, ecco, diciamola così. Senta Sindaca, lei si è occupata, è la presidente della conferenza dei sindaci della USL Marca Trevigiana, si è occupata molto di Covid, il Covid sta rialzando la testa. Devo dire che, lo dicevo ieri, quando cerco gli ospiti in questo periodo, almeno la metà delle telefonate che faccio mi sento dire: guardi, non sto bene, abbia pazienza, ho il Covid, ho la raucedine, ho la tosse, cioè. Cosa che riscontri ha lei da sé? Beh, sicuramente, direttore, noi stiamo continuando anche con il nostro direttore generale a informare comunque anche i colleghi rispetto alla situazione, e soprattutto si vede qualche situazione di ripresa anche per quello che riguarda le scuole, naturalmente. Al di là di questo, direttore, per fortuna che con la nostra regione partiremo appunto lunedì rispetto all'antinfluenzale, perché questo ci permetterà intanto di aggredire la situazione delle case di riposo, che è quella che ci tiene ovviamente con il fiato sul collo, e ovviamente per cercare di mettere anche in tranquillità quella situazione. Ma tra le altre cose anche, diciamo, la buona norma, che voglio dire, la mascherina non ha mai fatto male a nessuno, intendo, ma in determinati anche incontri in cui ci sia, insomma, una folta presenza di persone, io la trovo una cosa già normale e anche già data per assodata. Lo vedevo anche ieri abbiamo con il direttore inaugurato appunto l'inizio dell'anno accademico per le professioni sanitarie, cioè. Ho visto questi ragazzi neo studenti appunto immessi nei prossimi corsi di laurea essere tutti rispettosi con l'utilizzo delle mascherine, non ho visto insomma grossi episodi insomma di situazioni di questo tipo. Sicuramente ovviamente ci tengo a precisare che la situazione nelle scuole non è come quella dell'anno scorso, naturalmente anche nei casi che ne a verificare. Quello che sicuramente ci interessa ovviamente di più è capire anche la situazione delle quarte dosi, ovviamente per quello che riguarda la popolazione fragile, che è quella che ovviamente sulla quale stiamo facendo sempre più focus, anche delle strutture per disabili, ma anche e soprattutto per i centri servizi. Questo credo che sia importante, proprio perché mettendo in sicurezza loro, e ripeto anche con l'opportunità anche di fare l'antinfluenzale, sicuramente si va ad aggredire quelle situazioni. Ovviamente parliamo di antinfluenzale, l'abbiamo vissuta in un assaggio l'anno scorso, però ricordiamo che fino a prima l'antinfluenza, la situazione dell'influenza, non l'avevamo neanche mai vissuta, quindi dobbiamo anche mettere in conto tutta questa situazione. Credo opportunamente, direttore, di poter dire che all'interno anche delle situazioni dei centri vaccinali noi abbiamo visto anche un incremento anche adesso ovviamente delle quarte dosi. Qui dobbiamo anche essere sinceri anche rispetto a quella situazione che si è venuta a creare anche proprio per la popolazione fragile, quindi credo che sia importante ovviamente non abbassare la guardia sotto questo aspetto, ma soprattutto, ripeto, anche nel lavoro di squadra con i pediatri, perché parlo per i ragazzi ma anche per i medici di medicina generale, nel lavorare anche per l'antinfluenzale. Credo che questo sia fondamentale, perché anche la disponibilità che alcuni comuni hanno dato delle proprie strutture e del lavoro anche fatto assieme ai medici di medicina generale ci possa portare a far vedere che se si lavora di squadra si lavora meglio sicuramente, e diamo anche delle risposte ai cittadini anche più puntuali e precise rispetto a questo. Credo però che l'incrementarsi delle situazioni non ci possa far dimenticare che l'utilizzo, insomma, e nell'averla sempre dietro, cosa che ormai insomma siamo anche abituati a fare, possa essere sicuramente un ottimo utilizzo anche in quelle situazioni in cui ci troviamo con ovviamente situazioni di assembramento. Senta, le chiedo, essendo lei molto attenta al settore della sanità e avendo dedicato una parte del suo lavoro proprio a questo, le pare una candidata ideale per il Ministero della Sanità Licia Ronzulli, che Berlusconi porta avanti essendo un ex infermiera? Cioè, è un'attività che consente di
secondo lei, di ricoprire un incarico così importante, delicato? Ma guardi, credo, direttore, che guardando in merito alle competenze dovrebbero esserlo date proprio a persone che conoscono fisicamente anche bene e perfettamente l'ambiente territoriale. Intendo dire che al di là di una riforma necessaria anche per quello che riguarda le facoltà di medicina, cosa che il nostro presidente ha dato, mi sarei aspettato, e mi scusi se da oltre appartenente a un partito, ma anche insomma da convinta rispetto a quello che è stato l'andamento del Veneto, mi permetta anche di lanciare lì il nome del nostro presidente, perché credo che sicuramente potrebbe essere stata una valida scelta rispetto a quello che ha portato avanti per la nostra regione, ma che è stato di esempio anche rispetto ad altre. Quindi, senza nulla togliere, è una competenza che può avere una persona che ovviamente abbia fatto l'infermiera, però credo che le valutazioni anche in merito a scelte da prendere, anche di carattere e di caratteristiche importanti, andrebbero fatte su cui lei ha preso delle decisioni. Ovviamente vedrebbe il presidente Zaia, però il presidente Zaia è poco disposto a trasferirsi a Roma anche in altri ministeri. Ma credo, direttore, che però lanciare lì il nome del nostro presidente, sicuramente per la nostra regione, che ha saputo dare degli esempi concreti ed evidenti di come ha saputo gestire la cosa, possa essere sicuramente una valida alternativa. Non ripeto, personalmente lo gradirei, visto che abbiamo anche gestito assieme le situazioni, abbiamo avuto puntuali e precise risposte anche alle 2-3 del mattino, quando chiedevamo delle risposte anche come sindaci. Ecco, lo vedrei bene anche al Ministero dell'Autonomia, per dirla tutta. Allora, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui in studio. State con noi, un dibattito vivacissimo con l'intervento di Bitonci, con Fabiano Barbisan e Fabrizio Boron. È sempre il teatro è un laboratorio in qualche modo anche questo studio. Grazie, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo in diretta, ultima parte di Focus 23.08. Vediamo i titoli del Corriere della Sera. Centrodestra verso l'accordo, presidenza del Senato alla Russa e la Camera alla Lega sui presidenti delle due Camere. Poi però il difficile è formare la squadra di governo. Giorgetti in pole per l'economia, al massimo 5 ministri tecnici, sembrava che non ce ne dovesse essere nemmeno uno, Rocca o Bertolaso per la salute. Insomma, quindi anche su questo ci sono delle novità. Poi sentiremo Putin che dice niente gas a chi mette il price cap. Gazprom minaccia, l'Unione Europea non sopravviverà all'inverno. E qui, Scacco, c'è la dichiarazione recente del ministro Cingolani, che ha detto che le forniture ci sono, il problema sono i prezzi, che mi sembra, come dire, ci sono, ma se poi dobbiamo pagare una bolletta che aumenta, come diceva lei, di 9 volte, non è che si sia risolto il problema, no? Scacco, no? Dicevo lei. Scusi, mi dica, mi ero distratto un secondo. No, dicevo, Cingolani ha detto le forniture le abbiamo, per cui possiamo andare avanti tranquilli. Però dico, se le forniture poi comportano un esborso di migliaia di euro in più a famiglia, questo voglio dire... Ah no, certo, bisogna vedere quanto costano queste forniture in più. Cioè, qui torniamo al discorso del fatto che chi... secondo me sta facendo extra profitti, che è un po' il discorso che si faceva, cioè chi sta speculando sul prezzo del gas, sulla vendita, pardon, del gas e del petrolio, dovrebbe avere un limite, e questo extra profitto dovrebbe essere ridistribuito pubblicamente ai consumatori. Questo mi pare chiaro, perché giustamente anche qui il collega della Lega diceva che il prezzo del petrolio e del gas non è aumentato, e guardate che il prezzo grezzo non è aumentato. Qui si tratta di pura speculazione, per quello io mi arrabbiavo sul discorso dell'Eni, dell'Enel, per cui sono le grandi multinazionali private che fanno il prezzo al mercato di Amsterdam. Non è il prezzo grezzo che viene estratto da Gazprom, che tra l'altro è pubblica ed è russa, giusto per aprire e chiudere la parentesi, Gazprom è pubblica in Russia.
e quindi fa il bello e il cattivo tempo. Noi invece ci dobbiamo adattare al prezzo speculativo di Amsterdam, cioè dobbiamo sottostare alla grande speculazione finanziaria, perché abbiamo privatizzato tutto, perché andava bene, perché infatti le grandi multinazionali dell'energia vogliono fare extra profitti. Nel calcolo dell'Agenzia delle Entrate, una delle ultime direttive Draghi prima delle elezioni, gli extra profitti dell'Eni prima erano 340 milioni, adesso sono calcolati su 1,5 miliardi, no, tanto per dare la misura di quello che stanno guadagnando queste aziende. Eni è un tassellino rispetto anche a tutte le altre grandi multinazionali degli idrocarburi, per cui io non so se vi piace un mondo così, a me no, devo dire, per cui non riesco a capire come si possa difendere ancora questa cosa, vedendo poi tra l'altro che le tariffe non è che sono diminuite negli anni delle privatizzazioni, questo l'ha certificato anche la Corte dei Conti, il servizio non è migliorato, con la differenza che adesso abbiamo tutte le varie gabelle tra i tubi, sono detenuti da un distributore, poi però il prezzo viene fatto dall'Eni che poi viene rivenduto da un altro distributore, ma io insomma non vedo tutta questa convenienza per il consumatore, non mi pare neanche che le associazioni dei consumatori siano così contente di quello che sta succedendo, quindi io mi auguro che veramente qualcuno ci metta mano a questa cosa, perché è una cosa molto, molto spinosa. Poi l'ultima cosa sull'autonomia, visto che sì, io ancora sempre non ero intervenuto, è chiaro che il centrodestra ha due visioni contrapposte, nel senso che io mi domando come si fa a sposare il presidenzialismo della Meloni con il regionalismo della Lega, l'autonomismo della Lega. La Germania, che è una repubblica federale, guardate che il cancelliere viene nominato dal Bundestag, viene eletto dal Parlamento in maniera indiretta, non è eletto dal popolo, ed è una repubblica federale. Funzionano così i sistemi federali. Oh, per cui signore, bisogna scegliere se si vuole andare verso la direzione di un federalismo pieno, con un'autonomia che però cozza con il presidenzialismo della Meloni, e De Carlo, che è il coordinatore regionale del Veneto, ha detto che l'autonomia non è una priorità per il governo. Dall'altra abbiamo Salvini che dice, giustamente dal suo punto di vista, se l'autonomia non è il primo punto insieme a Zaia, noi facciamo cadere il governo. Vorrei capire queste persone come governeranno insieme. Allora, vediamo cosa ha detto Putin oggi al summit sull'energia russa, no? Vediamo quali sono i punti più importanti del suo discorso. C'è anche la... Прошу вас. Добрый день, дорогие друзья. Уважаемые. В данном случае имею в виду, конечно, диверсию на магистральных газопроводах Северный поток 1 и Северный поток 2. Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого подорвать энергетическую безопасность целого континента. И логика циничная: уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллиона людей промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам. Как в приличных компаниях говорят, highly likely, все понятно. Все ясно, кто там за этим стоит и кто выгодоприобретатель. Можно теперь действительно в больших масштабах навязывать европейским странам природный сжиженный газ из Соединенных Штатов, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу. Ведь цены на американские СПГ значительно выше, это всем хорошо было и раньше известно, ну а сейчас тем более. Отремонтировать газопроводы, подорванные по дну Балтийского моря, проходящие по дну Балтийского моря подорванные, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации. И, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов. Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке, а там одна ветка Северного потока-2, судя по всему, уцелела, нас, к сожалению, не допускают для... E poi ha detto chi applicherà il price cap non avrà il gas russo. Gazprom ha detto l'Europa non supererà questo inverno rigidissimo. E questo per quanto riguarda, insomma, la questione della guerra in Ucraina, con bombardamenti che sono proseguiti anche oggi con dobbiamo molte vittime tra, posso velocemente una tra civili. Sì. Dobbiamo pensare una cosa, che... Sui 10 maggiori depositi di gas al mondo, i primi 3 sono russi, poi ce n'è uno iraniano, quarto, e poi il quinto russo ancora, dopodiché ci sono gli altri. Allora, un Stato... continente con 11 fusi orari
metà del mondo sono 12 fusi orari, che si mette in difficoltà, cercare di mettere in difficoltà. Ma cioè, è brutto dirla così, ma cioè, personalmente mi viene un po' di amaro in bocca, di rabbia, cioè, non mi viene da sorridere, perché stiamo scherzando non è che il coraggio di dire cosa, di osare di dire, ma se parte la guerra atomica non possiamo pensare la colpa è di uno, la colpa è di quell'altro, la colpa è... signori, qua è stata sbagliata completamente l'assenza completamente dell'Europa, della politica europea. Si prendono questi due signori, si mettono al tavolo. Ma andava fatto il 24, si è aperta il contenzioso, febbraio, andava fatto il 25, il 26. Ma i due signori sarebbero Zelensky e Putin, lei dice, certo, ma Zelensky mi pare e Putin, che siano entrambi anche contrari a qualsiasi c'erano tipo trattati di trattativa. Però. Da far rispettare, qua non è una questione NATO, non NATO, America, Russia, qua è una questione interna loro, dove ammazzavano i filorussi, dove si sono stancati, dove dopodiché interviene Putin, che ha sbagliato, l'ho detto mille volte, ma dobbiamo intervenire, perché l'energia è là. Questi qua hanno mezzo mondo a disposizione, materie prime. Devo, Barbizan, abbiamo pochi minuti, voglio sentire ancora Annalisa Nalin su questo e poi chiudiamo con Fabrizio Boron. Prego Nalin, sulla guerra, insomma, no? Sul no, fatto che pare c'è uno spiraglio, pare che si stia lavorando per un incontro tra Biden e Putin. A me sembrano tutte ipotesi abbastanza così opinabili, difficili da realizzare. Ecco. Ma penso che siamo ancora distanti, che però sotto sotto la scia delle negoziazioni non è che venga messa da parte. Nessuno vuole la guerra qui, però nessuno si vuole neanche far prendere in giro. E quello che ha detto anche Putin stasera sono un'enormità di balle. Cioè Nord Gas Stream 2 è stato chiuso dalla Germania, il Nord Gas Stream 1 l'ha chiuso lui. E lui fa butta bombe sui civili. Allora, se noi vogliamo essere, piegarci a ricatto russo, pensare che lui possa entrare nell'Ucraina, poi magari nella Moldavia, nella Lituania o dove vuole, e butta giù delle bombe sui civili e annette, questo sistema non funziona. Questo sistema non funziona, l'Europa è forte perché con le sanzioni lo sta mettendo in crisi, le sue conferenze non fanno altro che dimostrare questo, il continuo richiamo che fanno sul discorso dell'atomica dimostra pure questo. Quindi noi dobbiamo andare avanti nella nostra, diciamo, politica così come è stata scelta, cui Meloni ha già detto che si atterrà, cioè l'atlantismo, la NATO, l'Unione Europea, le sanzioni. Quindi questa è la strada, questa persona è persona crudele, è un dittatore, è una persona che sarà sottoposta prima o poi ai tribunali internazionali. Io ritengo che per quanto si vede le buche e le fosse comuni eccetera, siamo già vicino ad un concetto di genocidio e prima o poi i fatti confermeranno questa cosa. Quindi non è che perché uno si è inventato zar e dice adesso io ripristino l'antico impero russo noi ci dobbiamo piegare, noi siamo un'altra cosa, noi siamo l'Europa, noi siamo il modello occidentale, noi viviamo su altri binari. Lui fa la sua guerra, ha sbagliato tutto, pensava di chiudere ogni una settimana, siamo qui non so quanti mesi sono, 8 mesi, sta ritornando indietro le sue truppe perché gli ucraini li stanno rimandando indietro e quindi minaccia il nucleare. Adesso ci minaccia con il prezzo, ci vuole dividere, dividi ed impera, dice, ma questo qua siamo nelle mani di una follia che non può essere, come si dice, accettata. E solo quando le due parti negoziatrici avranno un potere tale, allora ci si siederà paritario, ci si siederà ai tavoli e si negozierà. Non si negozia quando uno continua a invadere, minacciare, uccidere civili. Lui farà la sua partita e il resto del mondo farà la sua.
Grazie molte Annalisa Marin. Vediamo l'ultimo titolo, governo, si tratta sui ministri, Meloni pronta a cedere i dicasteri di peso a Lega e Forza Italia, per la giustizia in poll Sisto, l'avvocato di Berlusconi, e quindi ancora una volta notizie che sembrano contraddire l'ottimismo di chi sperava che ci fosse Carlo Nordio al Ministero della Giustizia. Boron, come andrà a finire in questa frattura tra Zaiani, Salviniani, tra Lega che pensa soprattutto al Nord e Lega Nazionale, linea perseguita da Salvini in particolare? Chi la spunterà? Come finirà con i congressi, secondo lei? Ma guardi, non lo so chi la spunterà, se la mettiamo nel campo di contrapposizione. So che alla fine i congressi si è fatti regolarmente, però, perché io è da un po' di tempo che dico non solo che chiedo congressi, ma che chiedo che i congressi vengano fatti a norma di regolamento, con la lista dei militanti e dei votanti noti, saputi e non nascosti. Lunedì prossimo avremo il congresso della sezione cittadina della città di Padova, e a quello che so io, negli ultimi 12 mesi sono stati fatti 20 militanti di cui nessuno sa niente. Quindi ci saranno 20 persone che votano e nessuno sa il nome e cognome. Cioè solo ovviamente il commissario e chi ovviamente attorno al commissario, che ha potuto in qualche modo siglare la firma su un modulo, quando il regolamento dice ad esempio che per passare militante devi passare il direttivo e che non c'è mai stato un voto, non c'è mai stato un giudizio sul direttivo. Quindi se ci troviamo a fare congressi e ci troviamo a fare i congressi con i numeri, no, dei votanti falsati da manovre oscure, da manovre rettole dietro le quinte solo perché qualcuno deve vincere facile, dopo non è che insomma la questione si risolve semplicemente i congressi li abbiamo fatti. Quindi credo che ci sia la necessità, e ovviamente io me lo auguro, che i congressi siano aperti, trasparenti, sì, che votino i veri militanti e che a quel punto, indipendentemente da chi vinca, ci sia ovviamente un esito di un direttivo, un esito di una segreteria che possa discutere dei vari temi. L'esempio eclatante sono le amministrative padovane. Io lo dissi un anno prima che scegliere di andare al voto a Padova con una persona che decide sulla testa di tutti, non fa saper nulla, non discutere il programma, sceglie un candidato sindaco senza parlarne con nessuno, decide addirittura di spendere 136.000 euro per quella campagna elettorale, e poi abbiamo visto come è andata a finire, no? Siamo stati umiliati con 27 punti di distacco. Ecco, se questo è il metodo di governo di un partito, noi siamo destinati non all'8,8%, ma siamo destinati molto probabilmente a scomparire. Quindi mi auguro che chi ha voglia di ricoprire il ruolo parlamentare, siccome dovrà essere rieletto anche poi, sappia che bisogna prendere i voti, e per prendere i voti ci vuole territorio, vicinanza alle persone, amministratori, e ci vuole soprattutto trasparenza e partecipazione in un partito. Grazie, grazie molto Fabrizio Boron. Ringrazio tutti i nostri ospiti, Annalisa Nalin, arrivederci Nalin, della Segreteria Nazionale di Più Europa. Grazie molte. Enrico Scacco del Partito Democratico, a presto Scacco. Grazie, buonanotte. Grazie molte. A tutti. Giovanni Battista Mestriner, ex sindaco di Scorzè. Buonasera. Fabrizio Boron. Grazie, molte. Fabiano Barbisan in consiglio regionale con buonasera la Lega. Grazie a tutti. Barbisan. E la sindaca, mitica sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma. Grazie sindaca. A tutti. Grazie molte. Ringrazio come sempre Fabrizio Bazzoni, stasera con Nicoletta Rizzetto in regia. A domani, grazie molte. Arrivederci.